Ho tutto quello che serve nella borsa Fendi, cappa sopra il mio collo, tre coglioni, due ferri. Oddio, ho gli occhi di tutti addosso, puta punta, il mio pesce vuole quello più grosso. Stronzo, se vuoi il fuoco dillo pure, abbiamo 10 a cappa sotto queste cinture. Riconosco quella faccia perché tu non batti chiodo, guarda un po' solo il martello, questa è l'ironia del gioco. Spingo forte sopra questa tizia, finte facce da cattivi, giuro viaggio fristi. Meglio ancora se gli scarsi mi odiano, si svegliano eleganti dentro una cassa di Morgan. Conto soldi dei contratti su una Supra Maxi, anche tu sicuro conti, sì però solo gli schiaffi. Ruota di contanti, verdi, viola, gialli, ci scrivo una H, nel frattempo li ho rifatti. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. Starmi piedi o ti fai male. Ho le palle di 3 kg, cabron. Per mezze che sono come Baygon. Voglio tutto, sì, dimmi perché no. Sto nel club ed inizia lo show. Ma non è che sono forte, il livello che è ridicolo. E non è che vado forte, sei tu sopra un trapizzo. Sono di spurchi, ferri lucidi, stand up come Ludacris. Sfumo grammi di butta, ci fa la faccia di sti luridi. Guarda caso sti falliti, vogliono vedere mi appeso. La corona brilla d'oro, ma dell'oro ha pure il peso. Tu non è che sei difficile, secondo me sei leso. Gente si retroga, armi, situazioni sempre peso. Ferri vogliono il mio culo perché stanno sempre dietro. Gli darei la merda pure se scappassi solo il retro. Mi ci compro case da auto con gli spiccioli qui in tasca, se non hai capito il nome per favore zitto e basta. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, starmi piedi o ti fai male. Fidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pensarmi piedi o ti fai male. Buongiorno a tutti maledetti, benvenuti anche di pomeriggio in Grau City Life. Come andiamo, fratelli miei? Intanto Vitali, Francesco, Chiara, grazie per i like ragazzi, benvenuti a tutti, come state? Buon pomeriggio, andiamo a fare un po' di carichi per l'import, ma prima devo trovare la macchina, raga, che mi sta dentro la roba. Perché questa fantastica automobile mi hanno saldato paura e non va, paura. Ciao belli. C'è Cradio? C'è Cradio? E Cradio? Bella Maria Antonietta, grazie per il like. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, bello mio. E niente, deposita e tira alla mia prima. Come è già fuori dal garage? Salve, salve Maria Antonietta, come stai? Dove minchia è la quota? Ok. Ma? Boh, non ci sto capendo un cazzo, raga. Oh, ma sei coglione. Aperto.
Giocombi, Maria Antonietta, grazie per i like, amori. Buon pomeriggio, belli, come stiamo? Allora, preleviamo dei soldini, 10.000. Ok, da mettere qua. Adesso vai in banca in mutande, molto bene. Ma? Ave? Ave, ma... Che combina, signore? Mi si butta sotto macchina? No, no. Ma lei quanti soldi ha in banca? Non sono problemi che lei riguardano, signore, quanti soldi in banca io. No, in generale, lei è ricca? Io sono ricca, no? Sì. È sicura? Ya. Yeah. Ma un modo per fare soldi in questa città c'è? Oh, certo che c'è. Ci sono tanti lavori, ci sono... C'è elettricista, c'è meccanico, c'è barista, c'è tanti lavori, eh? No, ho capito. Ha visto lei? Lei che lavoro fa? Io sono proprietario di Lux. Ah. Ya. Ah, beh. Ti piace? Sì, penso che farò il bando se c'è la disponibilità. Non so stare in mezzo alla strada, soprattutto lei che ha piedi. Sì, signore, mi ha fermato qua sto ragazzo, io mi sono fermato a parlare. Ok, per favore, mettetevi, guardate, sul marciapiede là davanti c'è la zona di parcheggio. Va bene, grazie, grazie. Un po' più avanti, via. E spostate anche la moto, per favore. Arrivederci. Giustamente, ya, essere in mezzo a strada. Ma i bandi sono... c'è la disponibilità? Per lavorare Lux? Sì. Allora, passa pure in serata, perché ad esempio proprio stasera abbiamo evento, non so se avete visto su eventi di città, abbiamo messo locandina. Sì, prima ho visto. Esatto, stasera faremo evento, quindi magari può servire mano. Per adesso prendiamo aiuto solo da persone magari per eventi. Poi se c'è bisogno tutte le sere, chiamiamo, ya. Capito. Però se vuoi guadagnare qualche soldino, prova a venire stasera, vediamo se c'è posto, ti facciamo lavorare un po'. Ok, lei come si chiama, così dico che mi ha fatto venire lei? Io sono Hans. Piacere, yeah. Jack. Piacere, Jack, piacere mio. Passa come pure. Così che non ho capito. Hans. H, esatto, Hans. Ok, Hans. Venga pure, che sicuramente magari stasera c'è tanta... Lei come se la cava a fare barista? Ah, io sono bravo, sono stato in molta città barista. Come va? Cele, dove cazzo sei finito? Scusa per prima, buongiorno Matte. Bella, bella Andreone. Come butta fuori? Lo stesso. Perfetto. Passo in lei un taser. Ok. Non ci penso io. Va bene, noi facciamo entrare molta gente con solo con ambito elegante, siamo molto severi sì, in quello sì, locale, sì. Quindi certo, facciamo un tipo di selezione, quindi tante volte c'è gente brutta, antipatica che vuole entrare, che vuole. Ovvio. Però sì, stasera io spero che ci sia posto anche per lei, dai, sì, sicuramente faremo fuori, fare qualcosa. Quello che volete. Va bene, venga giù Lux, stasera e vediamo di farla lavorare almeno stasera, così guadagna qualche soldino, va bene? D'accordo. Ok. Grazie signor Jack, più tardi, A dopo. Arrivederci. Arrivederci. Allora, devo trovare la mia macchina, io. Prelevato, ritorno al vanilla. Allora. Oh raga, ma avete capito che non mi sto più orientando nella città, che non guido mai. Ok, dietro di me il vanilla, cazzo. Non guido mai, raga, non mi viene più dove caspita trovare il vanilla, dove trovare l'armeria che... Cioè, praticamente ci ho passato una V3 in questa zona qua. Deve andare piano di pomeriggio, ragazzi, è pieno di polizia in città. Allora.
Mettiamo dentro la macchina. Deposita. Ritira. Questa, sì. Ok. Oh, ok, abbiamo ritrovato la quota, raga. Abbiamo anche la Ferrari, è da qualche parte, ma mi serviva la quota. Ma cos'è quello? Ma? Salve? Ma che cazzo? Salve? Salve. Salve signor poliziotto. Ah, beh, ero incuriosito di sua mezzo veicolo. Sì, le piace? Ah, molto, molto. Ma? Anche sì. Il suo non è male. Ma è il suo. Cos'è? Molto. Che Audi è questa? Questa è Audi Q8, già. Q8. Ya, ya. È costato un bel po'. Diciamo. Paga le tasse lei? Ya. Noi essere siamo proprietari. Ya, yeah, essere proprietari di lux, pagare sempre tasse, ya. Yeah. Tutto, bene, tutto bene. Fatturato. Oh, caspiterina, mi scusi. Ma proprio per la... Posso guardare? Sopra la sua macchina. Ma sì, è bellissima. È la versione piccione. Ma avete proprio sorveglianza che va in giro con questa, ya? Yeah? Certo. Facciamo i gruppetti da 2-3 persone. Al momento sono da solo perché non c'è nessuno disponibile. Ah, ok. Ma lei come fa a prendere in mano pistola con un problema di mano, no? Ma le mie manone riescono comunque a tenere in mano una pistola. Avevo un non po' c'ho magari dietro ricite. La pistola, c'ho dietro il taser. Se vuole le faccio vedere. No, grazie. Era solo curiosità. Non era per spararle, per l'amor del cielo. Ah, ok, allora sì, fare vedere, ya. Vede, la tengo in mezzo. Ah ok. ci ha presa pollice pensile, pensile. Sì. Oh. Va bene, grazie signora, arrivederci. Non ho la terza gamba o il terzo dito. Vabbè, ognuno ha quello che si merita, si dice, no? Insomma. Ma però è molto carino, questo mezzo. Mai visto in città? Sì. Guardi, nuova versione. Versione piccione. Piccione. È nuovo... Ah, ci sono i falchi con moto e c'è piccioni con... Esatto, esattamente. Bello, molto bello. Puoi avere volante dentro, non manubrio di Vespa, tipo. Io conoscere alcune altre con manubrio di Vespa. Volante abbiamo. Ma va veloce? No. Vabbè, però per fare il sistema di sorveglianza. Bicicletta, però. Però fa il sistema di sorveglianza intorno locali. Con questa è un'ottima idea. Sì, assolutamente sì. Beh, tipo poliziotto di quartiere, yeah. Esattamente. Bello, molto bello. Allora, passate poi anche da Lux, a fare un giro, perché ci sono anche lì tanta gente che vuole entrare, sempre fanno casino. Va bene, certamente. Allora verrò a far vedere il mio mezzo. Grazie mille. Arrivederci, signora. Non la terza gamba, ma il mio mezzo. No, la terza gamba no, per carità, c'è il signorina. Piccione. Terzo piccione. Arrivederci. La saluto. Buon lavoro, buona signora. Continuazione. Arrivederci. Grazie mille. Ma che figo è sta cosa. Già, Lux. Ok, ti vengo a prendere, Cele. Ero andato a prendere la macchina che avesse un po' di bagagliaio. Perché non avevo la macchina col bagagliaio grosso, non so perché, dove cazzo era nascosta. E me l'aveva messa al vanilla. Arrivo subito. Vengo a prenderti, Ciao Simo, come stai, amore mio? Aspetta, oh, ma raga, ma che bello era quel cosino. Il poliziotto con l'ape, ma fighissimo, cazzo. Oh, guardate che secondo me se la fanno proprio come idea. Dobbiamo proporla, ma guarda che figo, è tipo poliziotto di quartiere. Lo sbirretto con l'ape che va in giro a fare vigilanza dei locali, queste cose qua. È una bella idea, eh? Raga, quel ragazzo lì era Dilu. No, era Teo, il mapper del server, lo script. Ha fatto tutto lui sta città qua, ragazzi. Era Teo. Lo conosco poco, ma guardate che cosa ha tirato fuori. Cioè, tipo Lux e robe qua. Vediamo se c'è Cele qua, eh. Buon pomeriggio, Tania! La versione Lego è geniale. Sì, è fighissima, raga. Raga, quello lì è un genio vero, Teo, ragazzi. Un genio vero. Ah, io devo bere qualcosa. Ah, no, mangiare.
Vi posso dire che è uno di quelli che credo che da quando è iniziato la V3, da quando eravamo ancora a fine V3, ragazzi, che si sta facendo il culo più di tutti per far sì che questa città sia fantastica come la vedete. Tutto bene? Buongiorno, buongiorno, come stai? Bene, bene, grazie. Ah, preparato vestitino per stasera, già? Esatto. Tu vuoi essere molto previdente, eh? Ho provato a trovare il giusto accrocchio, come si suol dire. Crocchio carino, crocchio. Non so cosa vuol dire, ma carino, crocchio. Suona bene. Bella parola, Crocchio, suona bene. Ma è aperto import? Secondo cerchiamo. te? Ma un'altra cosa, dobbiamo fare iniziare a fare annuncio per questa Sì, sera, ya? ecco, infatti io lo stavo preparando, però siccome non sapevo se perché ho pensato se lo iniziamo a farlo adesso, forse un po' presto, no? Ma no, iniziamo a spammarlo. E Ok. di scrivere che comunque adesso dobbiamo rispammare anche in. Tu hai visto in eventi città? Su Viola? Che Sì, bello che è. bellissimo. Rimettiamo anche quello, magari. Sì, quello lo facciamo subito. Ce l'è un top, mi scrivono qui, eh. Troppo forte quel poliziotto. Sì, quel poliziotto, ragazzi, come vi dicevo, è Teo. Quello che ha creato la città, ragazzi. Veramente, veramente un genio di 5M. Troppo bravo, sto ragazzo. La radio che vedete l'ha creata lui da zero, ragazzi. E ce l'abbiamo solo noi su Grau, questa radio. L'ha creata lui da zero. Ha creato praticamente questa cosa qua che si possono vedere le stazioni radio, ok? Vecchie che avete lasciato. E io non so come si facciano queste cose, ragazzi, ma vi posso dire che quello lì è un genio. Infatti top, sì, ma è troppo bravo, ragazzi, troppo bravo. Il poveretto lavora H24 su sto server. Ok, di là l'ho fatto. Ok, ma intanto sali in macchina che andiamo a import, così mentre tu Sì. procedi dal tuo tablet. Quale dei due? Perché volevo provare a chiamarli, magari. Ah, tu vuoi avere il numero? Sì, di tutti e due. Allora, chiamare, chiamare, bravo. Io avrei perso tanti contatti. Non avere più un cazzo. C'ho quello di Natalina, ma non penso che ci sia. Ok, vediamo subito. Allora, no, in realtà io ho quello di Caps, che è un dipendente di Natalino, che mi ha mandato il numero. Vuole salvarlo? Vabbè, dillo tu, tanto va bene che tiri tu. Ok. Anche perché io sto facendo un po' di pasticci con Sim. Tu avere il mio numero? No. Ah, cazzo. Oh sì. Provo a guardare Sì, per. sì, 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 Ecco, sì, sì. come finisce il mio numero? 956 o 449? 956. Yeah, perfetto, perfetto. Allora devo avere quello mio di, diciamo, vesti deluxe. Ok. Perché devo capire quale dare agli altri, capito? Sto Certo, facendo un certo. casino con queste sim, ma non. A volte Immagino. chiamo uno con sim sbagliata, con voce modificata, a volte mamma mia. Allora. 13, 17, 8. E adesso. Ah, ma è Natalino quello? Scusi un secondo, ho salvato il numero perché mi ha mandato stanotte il numero Allora. nuovo. Buongiorno, signori, buongiorno. Tutto bene? Sì, Tutto va bene, bene, grazie. Vabbè, entriamo. Aspetta, sono un attimo. Signore, con questo abito non può entrare, però, purtroppo, eh. Per quale motivo non potrebbe? Non può perché questo locale Ecco. c'è Sono selezione ingresso. fasciature, è infortunato, si sta riprendendo. Non può pretendere che il mio amico possa vestire diversamente Devo su vestirmi quelle. elegante? Preferisce per caso che il mio amico abbia un'infezione piuttosto che lasciare aria alla sua Non ti ape? preoccupare, No, non ti preoccupare. mettere ciacca sopra fasciatura. Non c'è problema. Pessima mano. Vabbè. E se strisciassi dentro, come la mettiamo? Purtroppo dovrei chiamare poi polizia. Ah, no, 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 assolutamente, per carità. Noi siamo brave persone. Ma non metto in dubbio, signori. Non vuol dire che è elegante essere bravi o cattivi, vuol dire solo che alla porta pretendiamo di essere vestiti Però bene. questo occhiale è molto bello. Il suo? Il suo, sì. Ah, Grazie sì. mille. Non posso indicare perché è il muscolo.
però è molto bello. Grazie Complimenti. mille. Anche il baffo. Grazie, diciamo, faceva pandan. Facevi? Faceva pandan. Che vuol dire? Ciao Eh, Mario, ciao stava bello, bene come quello stai? virale, il Brian, baffo. Domenico, Simone, Ah, Federico, Celestino, se grazie l'avessi per i fatto like, già anche il condivisioni, baffo, grazie Andrea, Billionaire, Matteo, Alex, sì, che sarebbe, per i io lo like, sapevo, ragazzi, grazie infatti. mille a tutti. Cioè, Sfondiamo il tasto del poi like quando entriamo in chat, ragazzi, mi raccomando, aspetta, molto importante. tutti quanti scappano da me. Come mai? Niente che. No, sto scherzando, credo. Sì, io Niente. sono il suo psicoanalista. Ma fangulo. Ah, capisco, capisco. Ma ragazzo, avete problemi? Sì. Vabbè, problemi no. No, porca miseria. Ogni tanto gli capitano anche degli attacchi di. Ah, avere anche noi un ragazzo così, eh. Vabbè, che vuole farci? L'ho Niente. cresciuta quasi come se fosse mio figlio, quindi per questo non potevo Ecco, dire messo sicuro occhiale e cappello. Prevenire, prevenire, Sì, tutto fortunatamente sotto effetto di io. farmaci, quindi. Signori, passate stasera, mi raccomando, che facciamo festa con DJ. Ah. Donne? Tante, tante. Qui ci sono sempre tante. Bene, Total White, non so se avete visto annunci sul giornale. bene. Vabbè, noi siamo Total quasi White. white. Diciamo che lei ha gilettino nero, eh. Stasera dovrei andare proprio Lo so, Total ma uno White. sviluppo capisce che certi colori hanno certi significati molto speciali per me, quindi non posso Io Total rimuoverli. White. Però stasera dovrei fare solo per festa, yeah. Quindi tutti Total White. Si entra solo Total Capito. White. Vabbè. Mettiamo dentro DJ e ci sarà una bella festa. Eleganti? Certo, nessun problema. Eleganti, eleganti. Ok. Vi aspettiamo, ragazzi, mi raccomando, Va Certo, bene. cari. Portate anche i Ci vostri amici. sentiamo. A stasera, ciao belli. Buona Ciao serata, belli. signori. Ciao. Ciao, Cucci. Allora, aspetta. Perché sono crashate le corde, raga, non so perché. Allora, un attimino che lo rimetto. Allora, papi, noi andiamo a comprare delle scarpe. Ok, amore, brava. Cavolo, volevo esserci anch'io. Ma cosa gli prendi, per uscire o per andare a basket? Le scarpe. Buon pomeriggio, Carmelino. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buon pomeriggio. Mi senti? Pronto? Già? Allora, prima cosa da fare andiamo a fare gasolio, che sennò qua. Sente? Adesso sì. Ho avuto un attimo un problemino. Ma a Ok. volte Sì, problemi di pressione mi tappano orecchie, io. Mannaggia miseria. ma penso che siano gli scarichi di questa macchina. Ah, dici? Fanno troppo rumore? È Allora, prima cosa da bello fare, pieno. andiamo a fare gasolio, perché poi dopo so già come finisce. Perché rimango sempre a piedi io. Mi dimentico sempre di Ma fare. perché non tiene una tanica nel baule, che tanto non pesa niente, questa macchina è grossa. Quella è ottima idea, eh. Dovrei poi fare, eh. Allora. Senti? Avere preso proprio clacson è strano, non so, maledetto meccanico mi ha fatto freccato su clacson. Perché aveva finito quelli originali. Per uscire per il basket. Ok, perfetto, vale. Ma? Cosa ha fatto? Troppo lontana, forse? No, no, me lo fa fare da qua. Ma è già finito, possibile? Vedete che guardare, eh. Non avrei fatto un cazzo invece. Non sono riuscito, non sono riuscito. Ah, oh, dove vado? Ah, avevo acquistato tanica, ecco perché avrei fatto veloce. Ho riempito tanica, adesso faccio pieno e metto Perfetto. tanica alle paure, E l'ho comprata anch'io una tanica di riserva. eh? Vieni a Lux, vi passo a prendere, vi passo a prendere. Ho fatto una tanica. L'ho visto, Brian, ho sbagliato. Sì, diciamo che tenersi comunque una tanica nel Anche baule, in caso romba? estremo, almeno qualche litro glielo si butta dentro. Essere rimasto a piedi parecchie volte, io dimenticare sempre di fare gasolio, eh. Di solito ci pensa mia moglie. Ma è perché beve tanto questa, mi sa. Esatto.
Allora, passiamo... dobbiamo passare a fare sti cazzi di carica, ma c'è nessuno in sti import. Ok. Ma perché non la fa? Non gli fa mettere un wrap bianco per stasera questa? Ah, facciamo macchina bianca? Beh. Tanto le metto, ma le non metto si chiude più paura. Ya, faccio mettere dopo, andiamo, ricordami. Sì. Ma come si chiude paura? Vabbè, chiudiamo da dentro. Ah, perché è automatico. Ah, e io non conosco le pene tecnologia. Allora. No. Ah, ok, sì. Ya, ya. Allora, andiamo di nuovo un attimo Lux. Vedere se sono arrivati i ragazzi e così vengono con noi. Ok. E cosa dicono gli imports? Sentito qualcuno? 956 ci aspettano. Ah, ok, perfetto. Allora, prendiamo solo ragazzi, andiamo. Sì, sì. Sì, il signor Caps è veramente efficiente. Non c'è una volta che non mi risponde al telefono, davvero. Molto bene, molto bene. Città proprio si comporta tutti bene, eh. Dobbiamo solo capire una cosa. Oh. Buonasera. 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 Mi metti lì un attimo. A venire a prendere, sì. Vedi, avere visto noi uno con dito di fuori, abbiamo detto questo è bella fica, passare a prendere, invece no, è di tu, mannaggia, cazzo. Volevo anche togliermi la coscia di fuori, però detto, vediamo. No, se avevi coscia pelosa di fuori io non fermavo, eh. No, no, debilata, tutta debilata. Ah, debilata? Ya, yeah, allora sì. Sì, tutta debilata. Dobbiamo dopo, ricordatemi ragazzi, dobbiamo anche andare a fare... Devo passare un attimo in un ghetto, anzi in una casa, che c'erano dei ragazzi che avevano bisogno di delle informazioni. Poi bisognerebbe passare in tutti i ghetti con numero di fornitore di armi. Tu essere da sì, solo, però... Alfa? Mi ha scritto, adesso sì, tra una mezz'oretta ci sono anche gli altri. Ok, appena arrivano altri io ti passo numero di fornitore di armi e civici di gang. Tu mi fai cortesia, vai in tutti i ghetti che ti dirò e vai a dire a tutti loro il numero di gang. Un certo terremoto. Ya, yeah, ya, yeah. Da lui dovrei andare, ya. Yeah. Ma che fa quel camion davanti? Non so. Pensa, mi sa. Sì, ma no, troppo, perché fa a destra e sinistra? Ma... Perché avrà bevuto. Entra per la macchina, entra per no, la macchina. No, mi dissociare. Risparmiare benzina però, eh? Sì. Ma questo con la moto? È amico del camionista. No, no, oh, no, no, non pensa. No. Oh, meno sta male. Bene, okay, okay, okay. Meno male, cazzo. Avevamo appena fatto un problema grande. Sennò... Io. Ah, ecco, infatti. Come fatti cosa? Che volete dire? No, no, ottima guida. Ma no, questo è ubriachissimo. Sì, no, sì, pensa sì, eh. Spero che se non è uno che non pensa che faccia così si è messo male. A parte che qua quelli che non pensano fanno molti incidenti, non so se avete notato. Sì, sì, infatti. Cambiano spesso volentieri direzione. Oh, guarda questa, guarda. Esempio. Contro mano in autostrada. Vaffanculo! Ai ai ai! Ma pensa a quello? Quello là contro mano no. Come? Sì, sta facendo il romarcio. No, non pensa. Oh cazzo. Ma neanche tu pensi, mi sa. Signora! No, signora non pensa. Ma vaffanculo. Sei bloccata lì. Mi sembra quelle donne. Sei ingrippata. Sì, sembra tonne che becchi in parcheggio di supermercato, già? No. Yeah? Che fanno sempre la stessa manovra 8 volte per uscire e non escono mai. Yeah, yeah. Bravo. Ma ci vuole maschera. Come maschera? Siamo in import. Mi stavo andando dietro. Oh, buongiorno signori, come sta? Buongiorno. Tutto a posto, voi come state? Bene. Deve stare meglio. Locale come va? Locale va a pompa. Stasera avere evento in white, eh? Mi raccomando, passare eleganti, tutti vestiti bianco. Io sono in bianco, a posto, no. Ho i capelli bianchi. Ya, però completo.
Ah, ok, va bene. Mi raccomando. Allora, avremmo bisogno di fare carico per serata 500-500, però. Oddio. Già, avrei già parlato governo, eh. Ah, già anche con... Vabbè. No, con Natalino non avrei visto, però non c'è problema. Ok, sicuro? Non è che poi mi trovo licenziato. Allora. Non provo a chiamare, va. No, non ti preoccupare. Ma fammelo chiamare che non sono in diretta, lo troverai anche. No, ma non preoccupare, davvero. Hai avere parlato con governo in alto per... Ah, con quelli in alto, in alto. Ya, ya, ya. Allora andiamo. Quello che controlla di più mi sa. Avere parlato con Cinocchio, ya. Ho capito. Ya, perché per fare spesa di serata c'è bisogno di carico un po' più grande. Non sì. Prendere sempre, è solo per serata, per evento. Allora, vediamo un po' se c'ho soldi qua dentro. Spero di sì. Si è messo, guarda, tutti stretti. Quel cavallo lo abbassa. Era bello, eh? Che sei, Maranza. Mi hanno detto la mia stilista mi ha detto ti faccio vestito Maranza. Io pensavo che sarà chissà che cazzo essere, mi ha messo questo e mi ha detto Maranza. Ma sembra c'è una calca addosso, sembra. Guarda. Ti manca solo il borsello, ti manca. Bravo. Ah, vero, borsello, non avere tanto. Anche il cappello e la cassa. Vabbè, così posso la cassa mi dissociare, la cassa. Che? Quello della casa. Gli occhiali ci sono. Sì, è vero. Questi non Maranza? Sì, Maranza. Ah, okay. Ma mia stilista è molto seria. È alta mota milanese Maranza. Dove viene? Da Germania? No, Svizzera. Ah, Svizzera. Sì, cantone tedesco. E si vede infatti. Non vuoi vestirsi, non sa. Come non sapere vestire? Mancava solo che uscivi con mattoncini e con casini di spugna fino al ginocchio. E ciabatte. Bravo. E quello mi ha detto Maranza step 2, puoi fare. Step 2. Ya. Cosa di posso... Max e via. Qualche alcolici sì per stasera, per forza. Cele, decidi tu, per carico cosa prendere. Allora, facciamoci. No, Cele, lui. Lui è quello che ci stisce tutto bar. Ok. Facciamo 500-500, però cerca di caricare bene, fare un bel carico. Ah, ma davvero decido io? Davvero? No, lei, Cele, lui. Arrivo io, arrivo. Datemi un secondo. Allora, mi dà 100 cocktail di gamberi. Ma i like, tutta questa gente che passa, no? Io vedo la gente che entra in live, guarda e poi va via. Ma perché non lasciate un cazzo di like quando entrate, ragazzi, che è gratis? Schiacci il like. Ciao a me. A proposito, ciao, bello. Il tuo numero che non ce l'ho ancora. Ma vuoi quello Maranza o l'altro? Poi mi dai. quello che vuoi tu. Che non c'è neanche un cellulare. Dammi 100, anche 100 aragoste. E prendi anche tanti cocktail, Poi? Adesso. Cocktail di gamberi. Oh, bella Michele, amore mio, Pedro Salfone, grazie per i like, Michi. Mua, bello. Don. Scusa. Io lo sapevo, non avere detto io don, ai. Devo fumare, in realtà. Cocktail di gamberi o altra roba? Volevo fumare. Ma vabbè, facciamo tira. Dobbiamo farti? No, va bene così. Okay. Allora, adesso abbiamo preso siamo arrivati a 100 aragoste, giusto? Sì, abusivi, maledetti, spolliciate. Diglielo, Brian, spolliciate, maledetti! Poi, mi fai analcolici? Sì. Madonna, non vedo l'ora che sia stasera, ragazzi, per fare l'evento, che c'è la DJ che suona e tu vedi il tuo locale pieno. Speriamo che si riempia. Coca-Cola. Ok. 50 te. Non nel senso che ti devi duplicare, No, ti devi passare uno, eh. Yeah. Poi... E 50 acque. Ok. E così siamo a 200, giusto? Acqua? Quindi, da 300 e 200, sì. 500 siamo adesso, giusto? Chi bere acqua? Poi, sì. Vabbè. Adesso prendo gli alcolici. No. 500 tra bere e mangiare. Ma acqua hai preso? Coca-Cola, prendi... e acqua. Allora, no, 50, acqua. Facciamo un riepilogo. 50 di acqua, 100 di coca. Bella boss, ciao Gri. Ciao amore mio. Il nostro Boxic, grande lavoratore Boxic. Ma noi non ne vendiamo di caina, ma scusa, che cazzo è?
Cocaina? Lui ha detto 50 di 100 di coca. Vabbè, Coca-Cola. Cocaina prende lui, eh? Guarda come sta. Tutto il pettito. Poi? Cosa altro vi serve? Poi, allora, dammi... 100 whisky? No, 30 whisky. Ok. Io farei altri 40 margherita che vanno un botto questo periodo. Fammene 30 anche di margherita. Ok. E... avete preferenze voi? Cioè, volendo c'è il gin tonic. Dai, yeah, gin tonic. Buono, gin tonic. Avete altri cocktail oltre margherita e gin tonic? Abbiamo allora di whisky. Tutto quello alcolico tipo. Bello Bernard, bello, grazie per il like, amore mio. Margarita, gin tonic. Benvenuti, okay, benvenuti, Menemur. Come stas? Come stas? E basta, mi sembra. Ciao bello, ciao Ben. Signore, per me un 50 gin tonic per me, per favore. E allora fai ti così. Abbiamo già preso coca, dammi... per te. Bene. Dammi 40 prosecchi. Ok. Ok, poi? Così siamo a 70. Giusto? Dobbiamo arrivare a 500, E 40. Sì, sì. Poi fammi 50 gin tonic. No, aspetta, abbiamo 30 di whisky, 30 margarita e 40 di prosecco. Ok, siamo a 100. Ma non conviene fare 100-100 gin tonic e margarita? Perché ne abbiamo già un po' di margarita e un po' di gin tonic. Whisky non ne abbiamo... e avevamo poco prosecco. Però whisky hai preso 30. Sì, whisky 30. Allora faccio... fai 60. 50. Fai a 20, dai, di whisky. Ok. Sto e fai 30 gin tonic, dai. Ok. Così siamo a... adesso passo il 150. No. 120. Tu continua in serie, poi facciamo i calcoli alla fine. Butta dentro, butta. Allora fai 50 margarita, 50 whisky ancora. Quindi whisky 100. Sì. Ok. Margarita? Quanto stiamo di margarita, Ambaro? Eccolo Luigi e Andrea Camelia, benvenuti ragazzi, grazie per i like, buon pomeriggio a tutti. Come Amber, buon pomeriggio a Merone. Perché a Sfone sta incassando? Non lo so, mi ha già tirato un cazzotto per far saltare gli occhiali, sto minchione di Alfone. Amore mio. Dopo dare calcio in culo per uscire, abbiamo messi 40. Guardi, se vuole io posso degustare soltanto per... dammene ancora... No, degustare, bravo, c'è tutto arrabbiato qua. Ok, facciamo il calcolo. Esatto. 50 di acqua. Poi, secondo che... 50 vai. Di tè e sono 100. 100, vai. 100 di Sprite. 200. 100 margarita. 300. Dom Perignon, 20. 320. 30 gin tonic. 360. 350, scusa. Mi è morto il collega. Ecco, rip. No. Vabbè. E poi, cocktail di gamberi, come si è considerato? Da bere o da mangiare? Mangiare. Da mangiare. Ok. Mentre da mangiare abbiamo... Franci, grazie per il like, amore mio! Bello! Sì. E siamo a 450. Poi, tartare di tonno, 100. 500. Avere preso cocktail quelli analcolici e la frutta? No, non l'hanno preso quelli lì. Le mettiamo 100, le mettiamo. Maia. Metti nel 100, dai. Più da lì. Siamo a 650, dai. Quell'altro. Cosa abbiamo messo? Abbiamo messo da mangiare. Da Berignone c'è? 100 aragosta c'era. 100 aragosta. Ah, facciamo... 750. Ok, e poi basta. E... acqua, l'acqua abbiamo segnato, l'acqua. Sì. Ok, qualcosa sì. Tè sì, Sprite no. Whisky sì. Sì, Sprite sì, l'abbiamo segnato. Lui no, Sprite. Sprite non l'ho messa nemmeno, quindi è impossibile. È segnato. Allora siamo a 650. Sì.
mi hai detto 100 di con i 100 analcolici della frutta 750, giusto? 100, 200, allora, 650. Aspetta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ma faccio qualcosa che non fa. Mannaggia, cazzo, ma come cazzo contate voi, mannaggia miseria. 50 più 100, 150, più 50, 200, 300, 400, 450, 550, 650, 750, 850, 9 e 10. Ma 100 ne mancano tutta sta roba? Ok. Yeah, quindi mancano 90 pezzi. Sì. Fammi mangiare, fammi 40 aragoste, 50 tagliere. Fai 40, ma fai 40 tagliere misto, 40. Ah, sì. Fai 90 tagliere misti, dai. Yeah. Che tanto. Ok, perfetto. No, a 1000, mo non c'è bisogno più che conti un cazzo, pizza. Li metto qui dentro. No, aspetta che riconto che non sa mai. Aspetta che te li metto io, non ti preoccupare, ti metto una scatola. 100, 200, 300, 400, 450, 550. Sì, ma hai diviso 500 da mangiare e 500 da bere, yeah? Totali? Beh, no? 400 da mangiare. 400 da mangiare. Eh? Sì. E 600 da bere, va bene, va bene. Sicuro, Celestino, sei sicuro? Sì, sì, perché abbiamo fatto 100 aragoste, 100 cocktail, 100 tartari, 90 taglieri, sono 390 da mangiare. Le butti tutte le baule di macchina, poi controlliamo. Sì, dai. Sì, sì. Infatti, siamo così, acquistiamo un po' di roba. Acquistiamo. Ma c'entra tutto quanto dietro? Voglia. Vi do il furgoncino nel caso. Allora, 50 di acqua. Iniziamo dalle cose. In caso, per 3.000 dollari bonus, vi faccio la consegna. Ah, pensavo ci facevi anche un'altra cosa. Mi dissociare. No, non andate. Guadagno un cazzo. Simone, grazie per il like. Occhio, che la busta non era pericolosa. Nera è pericolosa. Ma? Io invece, ragazzi, per 5 sub vi leggo tutti. Ya, yeah, ya. Yeah. Ne posso passare altre 20? Io metto macchina, eh. Non posso passare nemmeno a te. A me. Prego, sì. Prego. Passa. 450 da bere. Qua. Live pomeridiana, bello, c'era. Sì, sì, ma io volevo il gentone. Facciamo quasi sempre, la di benzina che la farò quasi sempre, ragazzi, sia live pomeridiana che serale. Pomeridiana facciamo dei giri nel chill, vedi, facciamo i carichi per l'import, tutto qua. Devi fare saltino tu, eh. Devi fare saltino, yeah. Vabbè, la metto davanti la tonica. Se no butta, eh. Che hai messo? C'è altro da prendere? Perché non mi fa aprire a me? K. Yeah, sta smutando e mutando. Avvicinati di più alla macchina. Ah, yeah. Centro whisky. Vabbè, mi svuoto. A me stare molto, okay, poco in tasca, whisky. C'ho pantaloni stretti, vedi. Normale. Poi 100 margarita. Trovassi magari la margarita, mannaggia a me. La margarita sta nel giardino. Ecco qua, trovata. No, era qua dentro invece. Oh, che ci stanno? Ya, yeah, ya, yeah, portare. Passa. Allora, 100 margarita. Allora, abbiamo 100. Ok. Magari a vendere tutta sta roba stasera. Passa veloce. Non so chi le dati, ma io sono vuoto. Ecco qui. Elvis, bene, grazie per il like, amore mio. Bello di casa. Benvenuto. Passa.
Passa a te, Ivo. Anche a me, se vuoi. Ok, ho creato i gamberi, poi cosa c'è di bello? 90, tagliere misto. Facciamo 100? Ma ah, fai 100, fai 100, ya, ya. Siamo il tramanto, parla tanto, pacca tutto cele, vai tranquillo. Pina colada, ce l'hai la pina colada? Tu devi fare saltino, no, eh? Io? Ya, ya. Io sto tutto ubriaco, ragazzi. E tu fai strobe strane. Altra 100 di taglieri misti. Ma mettiamola di sotto la roba da mangiare. Allora, da bere. Ma perché 29? Gintoni. Avrebbe avuto uno alfa. Ma perché avere 29 gin tonic? Chi ha bevuto un gin tonic? Merda di alfa. Ma non c'è un cazzo in tasca, non posso andare da sua parte. Allora, c'è un problema, eh già. Manca un gin tonic. Ya, avere 29 gin tonic. Te l'hai bevuto lui? Ma mannaggia a casa. Non passategli più niente di alcolico questo qua, se no va via merda. Forse è meglio. Mamma mia, buono, buono oggi Tony. Parecchi, adesso guardo Fabione, ma parecchi. Parecchi, bro. Facciamo multiplayer per fortuna, ragazzi. 60 botti di un Perignon. Mettiamole qua. Ah, questo. Ma questo è prosecco. Ok. State attenti, c'è lo sbirriziotto infame in città. Lo so, sarà quel maledetto di Viciletto, bastarden. No, ma non lo molto solo per... Ora, sì. Io picchiare forte quello lì prima o poi. Oh, no, grazie. Okay. Amerone, buon pomeriggio, ciao Divi. Di quanto è la fattura? A me, sì, sì, tanto pagare sempre io. Allo svizzero c'hai i soldi, No, novi, novi. Allora, fattura. Vede tutto? Manca qualcosa? Lux, no. Vero, sì. Yeah. Dovrebbe esserci tutto. Ok, bene, ma ritorno. Sono 73.000 dollari. Come magari? Perfetto. 73.000 dollari? Ma... Sì, 73. Oh, carico 200 sono 19.000. Ma non hai preso gli alcolici. Mannaggia cazzo. Guarda che io controllare poi, avere listino, controllo. Alle tette. Allora, cessione fattura 73.000 dollari di mortacci. Paga, paga. Sei troppo ubriaco per distinguere che i soldi da un telefono. Pagato. Non è soldi, visto? Mi serve da mangiare, da bere, qualcosa così da tirannocchiare. No, io no. Se ci do un paio di panini, viaggio. No. Sono stomaco vuoto io, ma mi berro un altro gin tonic e basta. Ok, bene, magari ritorno pure io su Grau. Tu devi tornare su Grau, Fabione. Dove sei a ruolare? Guarda che ho al momento, non perché ci sono io, ragazzi, non perché qualcosa, ma vi posso assicurare che un RP così bello come lo stiamo facendo su Grau, in questo momento non lo trovate da nessuna parte. Fidatevi, venite su Grau, raga. Venite su Grau perché trovate veramente ospitalità, trovate player come questi, persone con cui rollare bene senza avere rottore di cazzo. Sono ubriaco entrambi. Ah, io no, ubriaco. Io avere dolore qui dietro Coppino, vedi, dietro Coppino per la sventola che mi hai dato tu. No, io no. Però l'ho fatto, scusami un secondo, ma gli alcolici che prezzi hanno? Dipende dagli alcolici. Il prosecco quindi... costa un bel po'. Anzi, non ve l'ho manco aumentato di prezzo. Don Perignon anche. Don Perignon, fai conto che lo pagate 500 al pezzo. Ma a me rompere una cosa molto tanto i coglioni proprio mi fa incazzare, eh? Ma perché se avere 10k in tasca a pacco fattura di 70.000 mi deve prendere anche 10 da tasca sto coglione? Non lo so. Scusate, ma come fanno a rubare soldi da mia tasca senza che io me ne accorgo? È stato quello ubriacone lì. Paga l'acconto praticamente. Ma già il cazzo. Io ti avevo passato se, allora, se invece volete lasciare un minimo di mancia, IBAN 220 nel caso. Ah, ok, lascia mancia, dai, Alfa, non fare tirchio. Io vado a controllare la macchina. No, lo giuro. Vabbè, ciao signore. Ciao ragazzi. Vi aspettiamo a Lux stasera, ragazzi. Ah, ecco, vi offriamo tapere lì, Vestiti eleganti di bianco, che sì. Tempestone col Total White. Va bene.
Total White, va bene. Total White. C'è DJ con musica non coperta, eh? Bellissimo. Però siete sicuri che non volete lasciare la mangia? Io sono c'ho meno $4,000 in banca, per quello chiedo. Io non avere più soldi io perché vi hanno preso tutto. Se vuoi dare cornetto. Va bene. Vi faccio 30.000 euro. A posto. Stasera che ti offriamo tapere, yeah. E tagli $1,000 sto cara cazzo, no? Se vuoi, non vuoi, dai, no? Sì, sì, ti do. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao, ragazzi. Ciao, grazie mille, grazie mille. Così si fanno le cose. Hai controllato tu, carico, che sia tutto giusto? Sì, 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 sì. Ok. Vuoi che ti porto o vuoi guidare? No. Vai, guarda. No, uguale. Vai, questo tu, io sto qua tranquillo. Vai. Aspetta un secondo che... Io con problema che non guido mai. Quanto guido, non guido bene. Uno, due, mi perdo per città se non metto GPS, non so cosa cazzo andare. Non ho ancora imparato città. In parte pure io, però per guidare guido. È una merda non guidare mai. Allora, come... Stasera come DJ c'è la ragazza? Sì, allora, sì, l'ho già chiamata ieri, Carme. C'è la ragazza? Sì. Andare a scaricare. Sì, ma dopo, fare furbio, al massimo dare anche altro import, fare carico 200-200. No, scherzare. Ah, ieri mi sono fatto dare 200 fatture, ne avevamo ancora, però... A me me ne ha date 300 adesso. Boh, perfetto. Tanto ne abbiamo 1100, cioè comunque... Tra tutto più di 200 o 300 l'abbiamo fatta andare, adesso non so quanti erano, ma erano 1000 totali. 1000 più 200, 1200 e ne abbiamo fatte andare più di 100 allora. Ah, ok. A me non so perché me ne ha messo in tasca 300 quello lì prima. Io l'ho messa. Tu? E perché? Lui, dove l'hai presa? Lui è da me, no? Ah, ok. Sì, vabbè, ci stanno comunque, non è che scadono. No. Vero, sta V4 è una bomba, grazie DV. Veramente, raga, sta V4 è una bomba. Adesso ti spiego. È troppo bella, raga. Io sto vedendo che proprio tutta la gente che arriva sta bene, si diverte. C'è da rullare. Bello, molto contento. Alla persona. No. E poi basta, quando diciamo trascini su USA, ti i campi da compilare. Metti addirittura. Sì, la prima voce è chi sei, praticamente scrivi Lux, poi fai invia, la seconda voce che ti esce è l'importo, fai invia e arriva la fattura alla persona più vicino, quindi devi far allontanare gli altri, se no arriva uno a caso. Ma non sei di là, aspetta. Dove cazzo stai andando tu? Infatti. No, è di qua il Lux, giusto? È giusto? Sì. Sì? Mi sono perso un attimo. Ah, sì. Sinistra. Sì. Oh. Non mi fa togliere il GPS. Neanche. Qua a destra. È sempre dritto. Poi sempre dritto, io. Sì. Poi lo vedi anche da qua, vedi lì a sinistra, guarda che grande che è. Enorme, sì. Madonna. Molto bello sto locale. No, vai davanti alla porta che dobbiamo scaricare. Se no metti proprio dentro se vuoi. Uno che me l'apre però. Aspetta. Io. Ma ci passa questa, non Ah, non so, che... lasciala così che va bene, dai. La mia ci passa, ma questa... Facciamo una cosa, tu non guardare. Io sto qua, dai, a controllare la macchina, paio, Apri l'inventario. Non so se funziona qui, Dici? Mi pare che appena vai più lontano ti toglie. Prova. Vai, proviamo. È aperto? Secondo me se puoi... Parlo con un altro carico. Sì, tu calcolati 5-5. 5-5 sono 10. Vuol dire che 500 persone devono entrare nel locale. Ma il signor Otto? E prendere 10-10, A tua destra? Scusa, pensavo che era il signor Otto. No, lui è il signore di Twerk, quello pigiama, eh? Mi scusi. Sono io. Come sta? Ecco. Bene, lei? Tutto bene. Pronto per serata di stasera? A letto, annuncio?
Cosa ci sa? Sì, per questo sono bianco. No, però deve essere total white, signore. Anche il cilettino e quanti non vanno bene, Ma come? Carpe neanche. No, total white. Sa cosa vuol dire total white? Tutto bianco. Addirittura. Io non vorrei vedere niente di nero, Poi, vabbè, tipo striscia sul cappello, nera, vabbè. Però quello che c'è che si può cambiare, tutto bianco, Le scarpe non ho mai visto delle scarpe bianche eleganti. Pieno. Io vero. Sì, ci sono. Sì. Quando lei arriva su scarpetta, scegliere colore, manda avanti. Come mai così? Cioè, perché tutto bianco? Cosa c'è stasera di particolare? Evento. C'è DJ, c'è serata in white. Ah, ma questa bella. Tipo come lui, tutto bianco. Bravo, vedi lui, perfetto, tutto bianco. Anche avere stesso modello di scarpe tue, tutte bianche, vedi? Anche cilettino, quella tua, ma tutto bianco. Vado... Ok, non l'avevo notato. Vado a cambiarmi. Oh. Ah, beh, ma tanto è aprire 11:30, per festa in tutto bianco, adesso poter entrare, No, insomma, così sono già tutto preparato. Vado adesso. Ah, grazie. Arrivederci. Mi raccomando, sparci voce, tutti quelli che incontri in giro. Va benissimo, ok. Tanto vedo che lei è sempre con un sacco di gente. Sì. Lo dica a tutti, poi noi offriamo da bere stasera, Va bene, porta tanta gente. A più tardi. Okay. A più tardi. Grazie. Vediamo una cosa... Ah no, aspetta. Allora, preleviamo altri 10.000, raga. Siamo 5.000, va. Odio andare via senza soldi, mamma mia. Giuseppone, dimmi, Fusco, Nico, grazie per i like, amori miei. Benvenuti a tutti, come andiamo? Secondo me, se puoi farlo... Un altro calico all'import, fallo, perché... Se... ma allora, scusami, lì non l'avevo già letto, l'ho riletto. Di norma non si potrebbe, ok? Abbiamo fatto questa cosa solo perché c'è l'evento. Perché noi tutti i locali, per legge di città, prenderemo 200-200 per carico, come giusto che sia. Per evitare proprio che la gente ne abusi e dia troppo cibo alle persone. Nel senso, tu come player non puoi avere più di 5-5 in tasca, ok? Se viene un player e mi chiede l'open bar, allora ok. Ma se viene un player e mi dice dammi 30 da mangiare, 30 da bere, non si può dare, ok? E questo è fatto apposta per evitare questo giro qua. Perché se io do 30-30 a te, unico player, 50-50 all'altro, unico player, rimango senza carico e non va bene. Quindi il locale mi rimane vuoto. Proprio per evitare questo, per far girare i locali. Perché se il player singolo si può prendere 50-50, se lo mette a casa, al locale lo vedi tra un mese. Invece, visto che la gente nei locali deve girare sempre, facciamo 5-5, capito? Dimmi, caro. Allora, adesso io là all'import non ho voluto dire niente. Io sono andato là in cima. Yeah. A chiedere. Yeah. Ieri, c'è un problema. Ed è 50 al pezzo, l'uno per l'altro. È troppo pieno giù. Dammi un secondo. E continuano a aumentare i prezzi. Ma come? A loro piacimento. Vedi che ci ha detto che le alcolici costano di più. E invece a me hanno detto ieri su, quelli là, che è $50 l'uno per l'altro. Me l'hanno confermato. Ma però da listino non è così, eh? Listino che hanno loro. Appunto, dico, a parte il Prosecco e il Don Perignon dovrebbero fare 50 al pezzo. Invece hanno fatto di più anche Don Margarita, quello così? Esatto, sì, perché abbiamo speso $70,000. Allora dopo andare a parlare, no, non andare bene. Io non so prezzi, ragazzi. Dovete portare. Sì, lo avevo detto anche l'altro giorno, però vabbè, perché comunque 70.000 diviso 1.000 fa 70 al pezzo, non 50. Adesso 72.000, cos'è? 77.000, non ricordo cosa hai speso. Ma diviso 1.000 fa 77 euro al pezzo. Esatto, ma tu avere preso Don Perignon? Sono 20. Ecco, sono quanto costa l'uno? 10.000 quelli. Dividi per 70? No, bisogna fare, aspetta.
Mi sa che Ira. Sono. Come lo zombie? 49.000. Perché? Il resto. Ok. Cioè dovrebbero essere 49.000. Se faccio 49.000 più 10.000 dei Don Perignon, perché a 500 il pezzo, fa 59.000, non 77. Ho capito. Allora ci hanno accumulato altri 20k. Ah. Vabbè, dai, poi parlo dopo lassù, gli spiego se devono cambiare qualcosa o se ci inculano solo a noi, se stanno inculando a tutti. Esatto, sì, no, più che altro perché io ho chiesto e loro mi hanno detto, vabbè, vedetevela in RP, va bene. Okay. Andare lì, sparare in faccia, già. Esatto. In RP. Questa qua è vuota? No, diceva, scusa, che è pieno su. Come è pieno? È pieno l'inventario. Mi sembra di aver capito questo. Ma come è pieno? Deve mettere roba. Sopra. Su e dopo faremo un viaggio, sposteremo un po' di roba. Questo non riesco neanche a prenderlo, perché? Ah? Ah, ma poi sono 10 gli Don Perignon, non 20, quindi neanche. Quindi sono 5.000 dollari. Levati da qua davanti. Ah, ecco cos'era. Ah, tanto pugno talmente forte buttato fuori città. Ah, che forza! Allora, c'è 50. Ah, quindi pensa che 50 te pesano 7 kg e mezzo, 50 H 25 kg. Bah. L'acqua pesa molto, molto. Vabbè, allora non posso prendere io, posso prendere solo te. Anzi, facciamo così. Ti serve una mano? No, ragazzi, tutto a posto, no, grazie. Tutto a posto, va bene. E il resto siamo gli amici di Kevin. Così? Siamo gli amici di Kevin. Ah, volevamo... Come sta Kevin, ragazzi? Ieri ha fatto l'operazione alla gamba per estrarre il proiettile. Buonasera. Buonasera. Yeah. Mannaggia la miseria. Vabbè, pazienza. Ma è in città adesso? No, ora non è in città, arriverà per le 9:30. Ma guarda che le rapine ai locali stanno veramente esagerando, Noi prima siamo andati al Bahamas, siamo entrati così per parlare un po' con qualcuno, cos'ha? Bam, c'era gente dentro che sta rapinando, siamo corsi fuori, siamo scappati, andiamo in un altro locale, entriamo, entrano gente armata e rapina. Signore, non è che portate sfiga voi. Non volevo dire io. Ieri sera eravate qui, esatto. Hanno fatto 3 rapine attività, ci eravate sempre voi ostaci, c'è qualcosa che non va. Fossi poliziotto pensare che mandate voi gente. Ci pagassero. Secondo me è stato il cartello. Se perlomeno ci dessero un po' di soldi. Il cartello stop mi dissociare. Black humor. Nice. White humor. Ma non mi twerchi col culo tosto, porca miseria, lei. Stasera avete un nostro amico che fa il DJ, ho sentito. Una vostra amica blu? No, un nostro amico. No, c'è DJ Blu, si chiama. È una ragazza. No, allora non vengo. Com'è che si chiama? Blu. Ragazzi, dovete sentire. No, le ragazze non sanno suonare. No, fidati, fratello mio, mi credi che è una ragazza che suona con contro coglioni? Mette tutta musica metal tunes. No, tipo Cicci D'Agostino, robe così, no, conosciuta. Ma se raga, ma senza coperta. Bello. Io non so come faccia, no, io ho fatto prova l'altra sera. Alla fine basta che sia un remix, capito? Esatto, lei fa piccoli remix. Basta che aggiunge un... modifica l'audio, proprio un mega verso in più che non te se inculano. A me rompono tanto coglioni, però ti dico che quella sera là abbiamo fatto. Che cazzo sta facendo questo qua? Che fa? Lui fra era quello che era davanti al Bahamas. Tutto bene? Non era davanti al Bahamas lei? Svestito come? Sì, con... può essere. Allora è lui, figura. Ho comunque scoperto un ballo bellissimo. Però 11:30 venite, ragazzi, mi raccomando. Sì. Ma voglio tutti i vestiti white, Io vengo.
non posso. Io non so quanto rimanere, ma almeno un salto lo faccio. Oh, ma perché non può, lui? Se al matrimonio che ho fuori città mi porto... Ma perché? Ma non c'è bisogno, di parlare di queste cose in questo momento. Cioè, cosa fa? Bella cazzo, un matrimonio fuori città. E ancora, Angul. Minchio. Che fa questo qua? No, questa è più bella. Vuoi vedere Mary Poppins? Sto volando. Vai, vediamo. Lei signora è molto particolare, yeah. Com'è che si faceva? Facci. Com'è? Giancarlone, grazie per il like, amore mio, benvenuto. Mi è crashato tutto, sto rientrando. Ho visto, il cuore, ho visto. Come si chiama il... Botta di... Push up. No, push up no. Ah, ho capito, Sì, ma così, raga, è improponibile. Io non so se lo farei mai, eh. E Maratona ieri sera? Scrivi questo. Live infinita, cioè quindi praticamente è rimasto in live. Sì, ma lo stanno facendo tanti streamer adesso. Lo sta facendo anche Lupo Bianco. Lo fanno in tanti. Non lo so, raga. Ci può stare. Sinceramente, può essere una cosa che se a voi community fa piacere. Però deve essere un massacro. Buon pomeriggio, Giancarlone. Come stai? Dagli una centralina, Mr. Twerk. Aspetto te che arrivi a dargliela. Oh, yeah, è tornato. Hans, yeah? Allora, abbiamo un problema. Non so se già le hanno detto, il collega le ha detto. Che problema abbiamo? Giù, il deposito è pieno. Mettiamo sopra. Cibo in più. Ah, ok. Mettiamo sopra e poi portiamo sotto durante sera, man mano che finisce. Okay. E se sopra si riempie, qua sotto, nelle mie tasche, ci sarebbe un bel po' di spazio per dei panini, eh. Vengo con 7-8 zaini, problemi non ce li abbiamo. Costano 40.000 l'uno, quindi non so quanto ti conviene. Porca troia, mi conviene, vado a fare meno allora. A te, ti recalo questo, eh. Con il ciccio che no. Ho sempre voluto. Buonissimo. Avere tanto brioche. Ok, signor Hans, abbiamo svoltato tutto. No. Perfetto. Adesso dovrei andare a fare vestiti per stasera, eh? Sì? Questo va bene? Io mi sa che adesso tanto. Sì, così va bene. Gli occhi. È festa a tema? È festa tutto total white, ragazzi. Guarda, ma frate, io sembro un gelataro con un vestito. La ragazza vestita? Va bene, è venuta a suonare l'altra sera, ragazzo, con pantaloncino equinale e calza a rete. Mamma mia, molto bella. Poi tra l'altro, Max, già solo che canta, si innamora. Poi è a me basta che total white, ma sempre eleganti. Yeah, sempre eleganti. Sì, sempre. Faccio un auto. Io aggiungerei un po' di panna, sinceramente. Diteglielo anche a Kevin, mi raccomando. Mi viene nell'orecchio e mi dice ciao. Io No. È un po' porcellino, ya. È un po' tanto. Vabbè, lo guardi. Signore, devo andare. Arrivo. Ciao belli, mi raccomanto, passate stasera, salutate Kevin. Ciao ragazzi, ciao. Belli, ciao. Niente, questo continua a trombare ogni cosa che vede, mannaggia Artwork, mannaggia. Andiamo a drogarci, senti quell'altro. Allora, dove me la... A che ora c'è la festa? A 11 e mezza. Ok. Dove sta andando? Ma? Dobbiamo andare a fare due commissioni per locale per stasera, ya. Yeah. Va bene, ya. Yeah. Ci vediamo tra poco. Tanto torniamo tra poco. Dovrei andare a fare per fare due commissioncine da commercialista e cose così. Sì. Io me la giro in città. Ya, yeah, ci vediamo tra poco, Ok. A più tardi, Ciao. Porco Giuda. Ho detto vai, cazzo. E chi lo conosceva questo? No, è bravissimo, raga, è bravo, è un grande. Solo che devo andare dalle gang, capito adesso? Dobbiamo andare dalle gang conoscere le mafie. Vai un attimo nei costi vestiti. Per quanto riguarda la pistola, come faccio a prendermela? Ce l'ho io, sopra, dopo te la do. Ah, ok. Sì. Ho preso qualche pistola, dobbiamo solo prendere qualche munizione. Io volevo metterla in questo modo. Senti se anche a te ti va bene. Praticamente io voglio fare che le pistole io ve le do. Ok. Però le munizioni ve le comprate, visto che costano care, ve le comprate voi, così se le sprecate a fare i coglioni che vi sparate. Si sparano, fanno gli asini, cazzi loro sprecano i loro soldi. È giusto, anche perché comunque la gente c'ha lo stipendio suo, no? Quindi ti compra le munizioni. No, ma più che altro proprio per tenere questo ordine, che non fanno casini come tempo indietro. Che magari stanno in casa, si sparano tra di loro e fanno fuori un pacco. Fanno fuori due, sparano da macchine di amici. Qua le munizioni costano 200
A colpo, eh. A colpo. Ya, ya. Minchia. Hai capito? No, per... no, no, a colpo. E ti vogliono 12 colpi dentro. Hai capito? Sono 1000 tue caricatore, già. Sono 1004. Per quello che dire, se vuoi prendere 5 colpi, 5 caricatori, fate 5000 di spesa, 6000 di soldi vostri. Cazzi vostri, poi se vi mettete a sparare come asini in giro. Se invece vi do io, succede sicuro. Sì, no, quindi infatti, per adesso io metto questa regola: vi do la pistola e le punizioni ve le comprate, poi vediamo come va, se sono tutti poi seri più avanti, chi se ne frega, vi do. Ok, va bene, entriamo qui intanto. Io praticamente per dare a proposito, io e Otto, hai sentito cosa? Sì, c'è adesso? Ora io ti chiedo di nuovo, chiedi se c'è adesso. Ci mettiamo un attimo un outfit al volo con maschera, io metto come tuo e andiamo un attimo a parlare da loro. Okay, facciamo giro gang, poi finito il giro passiamo qua, ci facciamo outfit ecco, total ragazzi, white e andiamo. Un altro bambino in fazione, let's go, un altro bambino in fazione. Senti questi, ma anche stata. Intanto vado a mettere maschera. Se le mette, oh. Ma stai calmo. Capito. Cazzo mi hai fregato che drip. Ma stai zitto. Amaranzetto. Mica frate, vengo a Perugia. Ah, ovviamente però sta night tech, perché l'ho messo a fare. Di dove? Napoli. Avere maschera? Io sì. Okay, andiamo da lui, eh? Lui non mi risponde adesso ancora. Noi andiamo a vedere. Ok. Prova. Oh, primo colpo, ya. Sono in macchina. Vado dietro, eh? Aspetta. Ah, ci aspetta che dobbiamo aspettare. Manca c'era uno, sì. Tiene. Questi qua del Napoli mi sa che sono proprio loro. Oh, ah, vuoi dire? Non lo so. Aspetta, andiamo a mettere con andate. Che civico era quello? Questo qua essere come il cazzo di terremoto 647 Yardes, giusto? Sì. A Hollywood. Sì, sì. Ciao Merone, ciao Luca, come stai? A Merone non riesci a invitare i ragazzi del Vanilla? Ma perché no? Dopo ci passiamo a fare un giro anche da loro. Cerchiamo un attimino, ragazzi, di equilibrare le cose e farla verso le 11 e mezza, in modo che anche prima riesco a fare gli incontri, quelle cose lì, mi tolgo tutto e poi via. Che cazzo di clacson è questo? Entrare. Loro da qua non sentire, vai, io proprio fino a inizio piazzetta. Mettere la maschera. Qui. La maschera, aspetta. Io avere. No, lui no. Okay, ritornano okay. Indietro? Sì. Eccoli. E si vedono loro. Oh, qui sì. Signore, ci sta il terremoto? Sono qua. Ah, eccolo. Vieni, andiamoci nell'altra parte, no? Qua in mezzo al cazzo. Chi basta ci vede. No, ti speak, cazzo, Crownfish. Raga, devo mettere un attimo la voce modificata, se no. Prendi macchina, vai dentro. Che cazzo è? Chi sei? Oh, dove andate? Dentro. Gente. Ah, ok. Vai, gira a sinistra, vai dentro. Sì. Dove sono andati sti coglioni? C'è stato uno che è venuto qui nel loro ghetto e nella loro casa. Va bene. Ma non torno dentro, cielo. Va bene. Mentre la vedo. Uno vestito tipo di nero e fucsia.
Ti piace quel coppolino? Eh? Ti piace il coppolino? Ti piace il coppolino? Yeah, carino, molto carino, stiloso. Hai visto? Madellina. Potrei tirare anche gli altri di mettere, eh? Il coppolino? No. Allora. Che cosa da mettere gli altri? Coppolino, coppolino. Ah, coppolino. Va bene. Coppolino carino. Bello, ci sta. Molto siciliano come cosa. Vai a dire che non avere tutto il giorno di muoversi, se no sgozzo qua uno. Devo dargli il numero dei bikers a questi, eh? Vai, prenditi tutto addosso e fallo andare all'ospedale. E lascia un biglietto che non, può, non devi più passare di qua. Salve. Salve, piccolo salve. Inconveniente. Che è successo? Non so, qua passa gente come... Boh, strada pubblica, ma io non lo so. Vuoi dovere tu, cara, io. A non far passare di qua, ma ricordatevi che non c'è bisogno di bigliettino, eh? Perché adesso se io faccio svenire con pistola, tu ricordi lo stesso. Ah, ricorda? Yeah, a meno che non dare pillola. Ma pillola è molto costosa. A posto, non lasciare nessun biglietto che se lo ricorda. Prendi tutto e fallo andare direttamente all'ospedale. Date poi una lettura generale di nuovo. Ok? Sì, sì. Allora, tutto bene? E insomma, diciamo. Che succede? Diciamo che... La città parla, ma soprattutto dove si lavora si parla. Come ben sa, siamo andati già al lavoro e ho saputo una cosa alquanto strana. Tipo? Tipo ho saputo che c'è un altro campo in città. Altro campo vuoi non dover andare? E se posso chiedere come mai? Siccome, diciamo, sono alcune persone che vanno sia a 3031 e sia all'altro. Tu mi dovrai dire subito chi essere. Io scozzare. Io do ordini e dovrei ascoltare ordini che noi diamo da altro, perché altrimenti se ognuno fa come cazzo vuole, io faccio ammazzare tutti quelli che non fanno come diciamo io. E appunto, io ancora non mi sono permesso di andare all'altro campo, proprio perché appunto io oggi, per questo ti ho chiamato. Campo dare stessa identica cosa che da quello, ya? Ah, quindi è la stessa cosa, stessa piantagione, stessa... Uguale, identico, non cambia niente, solo che essendoci tanti gruppi criminali, noi dovremmo dividere, perché se sennò si fa confusione di giungla. Lasciare gestire noi cose, chi fa di testa sua, noi ammazzare subito. Ok, perfetto. Allora, se mi dici chi sono, andiamo a farci un salto. Bisogna di sapere, sì. Te lo posso far sapere appena che, diciamo, incontro questi qua. Ok. Perché, diciamo, sono incontri che facciamo al lavoro. Ok, appena sapere che c'è una di gruppo che va su due campi, ok? Perché c'è altri che hanno solo quello e uno ha solo altro. Se sapere di un gruppo che va da entrambi i parti, tu mi dici, tu non vedrai più gruppo. Yeah? Ok, perfetto. Scusate l'introduzione, c'è un sacco di gente che sta passando. Fuori? Mm. Vabbè, mi scusi, facciamo l'incontro da un'altra parte, eh? La chiamo io, fammi un attimo risolvere questa questione. Fai una cosa, fai uno squillo al signore. Prendi il tuo numero. Io non c'ho cellulare ancora, devo prenderlo. Ah, okay. Aspetta, ve li prendo io. Serve il cellulare? Ma sì, perché è andato in acqua, c'ho ancora quello vecchio io. Sì. A chi serve? A me. Grazie. Tranquillo. Ma funziona con la scheda vecchia adesso? No. No. Ok. Sti caspita di cellulare. Vai sul tutto, dai un'occhiata. Allora, segnare il mio numero. Allora, chi è che non c'ho il telefono? Uno, no, apposta, già mi ha dato il tuo amico. No, ma ce ne abbiamo parecchi. Avere una sim?
Sim, ce l'ho, però penso la di. Mo andiamo a prendere. Andiamo a prendere, sì. Comunque, poi dimmi lo stesso numero, me lo segno da un'altra parte. Io manco ce l'ho. La sim vecchia funziona? No. No, pure io sto così. Vabbè, applicativo, dai. Ti mando un'email. Vai, dai, facciamo così, un'email. Fammi un attimo risolvere qualche pure, sento macchine fuori. Vabbè, dai, tu risolvi quello che devi risolvere. Appena hai finito mi scrivi un'email criptata e ci troviamo in un punto che poi ti dico. A posto, facciamo così, dai. E prenditi un telefono che io ti devo dare il numero di contatto di Armi. Sì, sì. Un gol. Questa è golosa, questa cosa mi piace. Yeah. E poi devo fare un po' di domande. Vabbè, poi... Ma c'è essere ancora gente qualche rompicoglione? Non lo so, io sento macchine, sento. Sì, stanno passando tutti. Allora, prima è passata una macchina, vabbè, il ragazzo l'ho fatto andare via perché faceva un po' pena, ha detto che non lo sapeva. Poi subito dopo è passato un altro ragazzo e l'abbiamo sparato. Stai attenti, magari stanno venendo tipo un sopralluogo. Yeah, ma l'importante è che non vengano qui. Lo faccio vedere io il sopralluogo, lo faccio vedere io. Se non c'è gente, facciamo veloce, facciamo che fare un attimo, così io potrò andare anche da altri. Vabbè, allora la domanda era, abbiamo saputo che possiamo fare qualche rapinetta. Vedi macchina, che cazzo è, sento macchina? Ecco la prima passata. Ma lasciateli passare, ragazzi, che cazzo ve ne frega? No, in teoria non è normale. Questo qui è il loro quartiere, cioè il loro sì, vabbè, ma è passato davanti. Se prima che passa, vai, fallo. Lo sai meglio, ragazzi, sì, certo, bella weekend, grande, Franci. Stasera, ragazzi, facciamo un mega festone e festa in white, eh. Questi sono quelli che mi hanno trattato facendo... come un cane, ma sono venuto dentro un cassonetto, tacci loro. Che rapina. Mi dissocio, adesso glielo dico. Adesso glielo dico, allora, Cri. Oh, grazie, Alessandrone! Adesso spiegare tutto, in breve tempo. Grazie mille delle 200 bombe, amore mio, benvenuto in live. Ciao bello, come stai? Allora, praticamente voi avete fatto rapina e avere soldi sporchi, eh? No, ancora lo dobbiamo fare. Ok, una volta fatto rapina, lei con soldi sporchi si deve trovare un'attività commerciale di fiducia. Ok. Punti a quelle un pochino più importanti che hanno un bacino grande di soldi per poter cambiare denaro sporco. Fare un discorso di affari, yeah? E dire che voi portate a loro denaro sporco, loro pulire, ok? Perfetto. Unica maniera per adesso pulire soldi in modo pulito è questo, non c'è essere altro modo. Perfetto, mentre diciamo per aprire i cassaforti come possiamo fare? Come funziona? Deve prendere il loan, esatto. Ah, dove si prende? Negozio di elettronica, se non sbaglio. Ah, sì? Sì. Comunque quartare, ragazzi, c'è tutto scritto, eh? Quartare bene. Okay. Io ancora non ho fatto neanche una, quindi non ti sto certezza. Tra poco va. Amberoni! Ciao Anto, come stai? Mannaggia Katzen. È importante questa qua, questa è proprio importantissima. Yeah? Allora, mi hanno detto che a fine settimana dobbiamo consegnare comunque una quantità... Lunedì. Lunedì, perfetto. Però io prima di consegnare... Yeah. Io volevo sapere una cosa. Yeah. Il prezzo. Prezzo ti faccio mandare mail stasera da lui. Esatto. Ok. Perfetto. Ok, detto questo, io le mie domande le ho finite. Facciamo un bevuto di Coca-Cola perché... E dico il numero di persone che si occupano di armi, eh? Mm-hmm. Vado a segnare. Sono bikers. Ok, numero? Bikers 555-71931. 555-71931. Yeah. Perfetto. Facciamo così. Dammi anche il... Ah, tu non c'è la scheda, è vero. Ma lo vado a prendere. Ma chi è che mi ha fatto Niel? Ok, quando chiamo cosa gli dico? Già sanno. Eh? Quando chiamo cosa gli dico? Cioè già sanno che devi prendere delle armi, Ah, proprio così. Yeah.
cerca di camuffare un po' la cosa, cerca di sapere tu come parlare, no? Essere criminale, cazzo. Non posso, vabbè, come lo vedo io. Yeah. Ci penso io. Vabbè, yeah, Massimo, yeah. Posso andare insieme o no? No. Ok. Dovrei sentire loro, se ne occupano. Senti, loro. Noi abbiamo gestione di tutte le droghe, già troppi cazzi per città. Almeno se ne occupano loro, a me non me ne frega un cazzo. Ok, ok. Ok, detto ciò, mi fai sapere tu tramite il... Stasera stessa. Dai prezzi. Sì. Bene. Mi raccomando, prendetene più possibile, ragazzi, Certo. E un'altra cosa, ricordatevi di cercare, come ha detto i suoi uomini, gruppi criminali che ci sono in città, che non sono ufficiali come voi. E mettete a lavorare, già? Non parlo di gang, parlo proprio di gruppi non ufficiali, che avere saputo che ci essere tanta gente che non avere lavoro. E per quanto riguarda le gang, non possiamo prendere qualcuno? Gang hanno già il loro lavoro, però certo, potere chiedere di volendo, aiutare. Oh, bene. Quello che fate, ragazzi, sono tutti cazzi vostri. L'importante è che i nostri affari vadano avanti e portate droga dove dovete portare e i giorni giusti di scadenza. Perfetto. E che nessuno rimanga senza lavorare. Io mi appoggio molto a voi. Dovete voi poi sapere quali gruppi saranno buoni da poter presentare a me per fare diventare ufficiali col tempo, ya? Perfetto. E chiaramente poi quelli che faranno anche questo saliranno a propria volta. Ok, io penso che ci siamo capiti. Perfetto. Lei è persona molto sveglia, mi raccomando. Una cosa che io so tutto di questa città, ya? Abbiamo saputo che i suoi ragazzi fanno cose ogni tanto sgradevoli anche su zona di tabacco. Zona di tabacco? Ah, già. Yeah. Non dovere toccare nessuno in quella zona, perché sennò mi incazzo. Non facciamo tabacco da parecchio. Già, yeah, io avrei saputo. Io sapere tutto. Ma per caso gente con la stessa maglia? Ma hanno dato scarpe nuove. Una guerra. Con gente della nostra con la stessa maglia. Ah, ok, sì. Noi avere avuto proprio a orecchio di gente di vestite con questa maglia che fanno casini in zona. Sì, non potete permettere questo. Se non siete voi, trovateli e riempiteli di potte. Già fatto, già abbiamo dato il cazzo sui campi. Scusami se però comunque questo è il mio lavoro. Però mi raccomando, trovate e dobbiamo punire persone che fanno cose del genere. Quindi al massimo portare poi, Perfetto. Così gli spiego io bene come stanno le cose in città. Vabbè, tu li riconosci perché loro c'hanno i pantaloni jeans bianchi. Ah, ok, hanno maglia di Napoli poi? Loro c'hanno tipo jeans scuri e c'hanno le tute Nike blu, la tech blu. Esatto. Noi siamo vestiti solo così. Come erano quelli? Figurati, Gri, erano così col jeans bianco o avevano il coso blu? Così. Okay. Io ho conosciuto un paio di quelli. Gli al tabacco. Io sono abbastanza. Ci sta coso, ci sta. Sfostumati. Chi è? Secco. Io conosco lì. Non la conosco. Mi raccomando, allora, se siete voi, parli con questo ragazzi e di non fare più. Se non siete voi, ad altri diciamo noi. Assolutamente, i miei ragazzi sanno le regole. Perfetto. E le devono rispettare. Ok, avevano... Perfetto, allora non siete voi, ok. Allora andiamo a cercare poi loro e facciamo un bel discorso. Al massimo uno lo buttiamo a mare con pietra al collo intanto, giusto per far capire come si sta al mondo. Sì, ma sono un po' scostumate, noi... Non possono fare scostumati con me, signore. Con lei no, con lei. Però con noi ce ne dicono di tutti i colori. Noi mettiamo in riga. Sapete anche come difendere, fino a questa cosa, quindi. Ma noi ci sappiamo difendere, però capisci che... ti dice una volta una cosa e te la ripete, e gli fai fare... te la ripete, capisci che poi uno dei miei sblocca pure lui. No, voi quando è così? Prendere? Andare direttamente? Sì, poi non vi preoccupate che persone non gradite saranno messe alla porta, già? Questa città per tutti, ma per tutti quelli che avere voglia di vivere questa città, non di rompere i coglioni a altri, già? Esatto.
Mi raccomando, ragazzi, io vi ho detto penso tutto. Per lunedì sera tenetevi pronti un camion con carico, eh? Perfetto, poi vabbè, ci organizziamo tramite mail criptato, siccome sto cazzo di telefono. Ok, poi appena avere il numero me lo scrive poi su mail criptato, o a me o a lui, o vi scambiate voi e ci sentiamo. Sì, sì, assolutamente. Va bene? Assolutamente sì. Arrivederci, signore. Arrivederci. Gentilissimo. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Tren. Ciao, Tren. Ciao, Tren. GG. Grazie, Franci. Dobbiamo mettere un po' a posto le cose, ragazzi. Queste cose qua vanno de- ah no, che cazzo vado? Sto andando a piedi. La macchina? Devi venire a aggiustare i capelli? Mm-hmm. Non di quello. Non venire tardi. Cosa abbiamo l'auto uguale? Io ho la stessa auto. Abbiamo comprato lo stesso concessionario. Ah, questa aveva importato, ma io cambiare spesso. Sì. Però non va male, eh? No, 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 a me va una bomba proprio. Molto buona macchina, baule capiente, molto comoda, Sì, sì, abbastanza. Arrivederci, ragazzi. Arrivederci. Mi raccomando. Ho sentito festa al Lux, ci sarò al costo di dormire sulla sedia. Stasera festa al Lux, ragazzi, total white. Ma pazzesco. Allora, adesso andare un attimo da nostre due gang, gialli e verdi. 118, 130 barioli, 139. Andiamo a dire che dare numero di armi a loro. Quindi sono i buggers che danno le armi. Yeah. A quanto le danno? A quanto le danno? Maschera, raga. Passiamo, se anche dove? Va bene, siamo a passare dai nostri, poi vediamo, ma siamo anche che dai Ballas, da tutti. Nel treno. Hai chiamato treno lui? Sì. Buon pomeriggio, Deborah. Sono troppo in testa, ce l'ho. Lo conosce pure lui. Perché c'è un cervello, capito? Mi ha appena scritto un'email per lui. Questo è 118, non so se... Questo è uno, no? Sì, yeah. Gli ho detto di provare ogni tanto ad entrare, vediamo se adesso può farlo. Vai, vai più avanti, non vedo un cazzo. Sì, stavo mettendo la maschera. È tutto libero. Vai dai. Dai, sono in casa. E se lo voglio dagli altri. Ce l'hai il numero di Nick tu? Yeah. E chiamalo un po' che magari sta qui. Perché ho visto che ha fatto tutto un tiro, eh. C'è qualcuno? Toc toc. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Lindron, Lindron. Andiamo da altri, dai, andiamo. Andiamo da Charlie. Dove sono? Dica. Ma che ti sei messo? I babucci là, come si chiamano? I mammut ti sei messo? È il primo che avevo con la maschera. Allora, vedi a te, dai, che io non so dove sono gli altri. Aspetta. Ma tu basta che mi dici il cibo, toc, toc, c'è il numero 1. 139. È pario. Sì. Ah, bello fratello. Ciao zio, come stai? Allora, stanotte Persel mi ha mandato già la locandina, infatti se vai su... Ma è un po' storta comunque dietro. Gliel'ho fatta solo modificare perché mancavano dei pezzi, poi l'abbiamo riguardata insieme, me l'ha mandata, è già su annunci di eventi città. No, l'ho visto io, ma era un sogno. Eccoli. Oh, sono malavitoso. Stiamo entrando, salve. Ragazzi. Ma puoi sapere chi sei? C'è Jerry? No, ho chiuso gli occhietti, mi spiace ragazzi. È andato fuori città, Jerry. Chi siete? Non c'è un vice capo?
Oh cazzo, scusate. Devo parlare con uno di voi per dire un'informazione molto buona. Ah, io bello, sì, sono quelli dell'altro giorno, quelli che volevano parlare con... Siamo quelli che vi abbiamo portato carichi di droga. Andate con il ragazzo qua, con la pelata. No. Lui è il vice boss. Ok. Bello, dimmi. Allora, non so come siete messi a armi. Io sono passato per portarvi il contatto di chi gestisce armi in città. Di chi vi può importare, ok? Okay. Avere telefono? Sì, do il mio? No, io dovrei dare a voi. Dammi il numero, aspetta un secondo. Grazie. Vai, bello, dimmi. Allora, Pikers. Sì. 555 71 931. Segnato? Bello, 71 71 931. Bikers si chiama, bello? Yeah. Ok, perfetto. Così perfetto. Almeno anche voi, se avete bisogno di armi, potete chiamare contatto, yeah? Perfetto, grazie mille, bello, gentilissimo. Prego, come andiamo col carico di erba che vi abbiamo portato? È terminato quasi. Ok, quando avete bisogno chiamate che avere altra erba da postarvi, yeah? Certo, non ci sono problemi. Ok, allora mi saluti, signor Jerry. Certo, non si preoccupi. Arrivederci. Sarà felice. Ciao ragazzi. Arrivederci. Arrivederci. Ci sta un fratello che è entrato in città. Andiamo un attimo a prendere. Io aspetto che tolgo maschera e voci di merda. Ok, pure io tolgo la maschera. E vi... Allora, ci togliamo la maschera e la voce di merda. Ragazzi. Ok. Poi io dopo dare te. Dove andare anche... Magari se io esco da città o stasera a dare numero, eh? Chi è questo? È lui. Giallo, te lo ricordi giallo? Giallo? Sì, manca un attimo, mancano le corde. Allora, dove andiamo quindi adesso? Allora, adesso. Se 118 non c'è nessuno, possiamo andare a vedere. A 590 se c'è qualcuno, andiamo a dire anche a loro. Mamma mia, che mostro, che drago! Aspetta, mettere le cinturine allora, eh? No, finiti tranquillo. Io sabato e domenica non posso entrare in città, hai saputo per la percentuale dei soldi da cambiare? Sì. Allora, i soldi da cambiare, le attività, dobbiamo parlare con le attività dove... Ah, ecco dove dobbiamo andare. Ah, dover andare anche un attimo a coso, al... Vai un attimo qua, aspetta, ti metto un segno, vediamo se aspetta, ci sono. Metto il mio però. Al 601. Vai, mettilo. Vai. Devo andare a parlargli della banca, di quanto a quanto dovrei pulire i soldi sporchi loro. E anche Natalina dovrebbe sapere, ma non avrei sentito. Ma quindi chi li pulisce se vuole? Non più noi? Yeah. Le attività commerciali puliscono direttamente a gruppi criminali e poi noi pulire a loro. Ah, quindi noi vogliamo i gruppi criminali. Yeah. Ok. E anche alle no, attività. Noi puliamo solo ad attività. I gruppi criminali puliscono dentro alle attività. E noi prendiamo dalle attività e le puliamo.
Sì, però dico, se quindi... dovesse venire qualcuno al Lux, diciamo così, sia uno che l'altro. Vabbè, chiaramente il nostro Lux, quindi saltiamo una percentuale. Quindi vuol dire, chi viene al Vanilla, chi viene del Vanilla da noi ha dei soldi, possiamo farlo, giusto? Sì, ma come banca, eh? Ah, ok. Non al Lux. Ho capito. Vediamo se è aperto questo locale qua. No, è chiuso, dai. Non c'è nessuno. Allora vai. 5,90 ho messo. Eh? 5,90 ho messo. No? Cosa c'è 5,90? Tu, e tu metti prima di 5,90? Ah sì, la casa di quegli altri, ah, yeah. Bene, bene. Sì, sì, sono i Revox. Mamma, vuoi dire lo massimo 15. Sì, zio, ma io devo. Devo. Che ore sono? Un'ora e. Io adesso 20 minuti al massimo devo uscire, raga. Devo andare un attimo sotto. La mia ragazza ha coperto una roba che gli devo montare. Calcolate che io stamattina alle 7:30 la mia ragazza si è svegliata a far colazione. Io ero ancora qua, No, ma sei fuori, Simo, ma anche il tabaccaio mi ci manca a me. Ma che cazzo, ma non scherzate, raga. Ho Lux, la banca e 9 gruppi criminali da gestire, raga. Ma come faccio? Già così c'è da impazzire. E quanto corrisponde la percentuale del ricambio? Allora, le attività devono pulire al player, cioè a quello che glieli porta, al 50%. Dove cazzo stanno questi qua dentro? Yeah. Ah, sì, è vero. Vai a vedere se ci sono. Nella porticina lì, se ci sono, me lo dici, tanto non ci sono mai questi. E invece la c'è nessuno? Attività pulisce al player al 50, noi alle attività al 60. Così a loro rimane poi il 10%. Noi al 60. Niente, possiamo andarci. No, non ero su Grau in game, ma ero in assistenza. Sì. Stavamo appunto valutando queste cose qua. Dei soldi, della banca, okay. E tutto quanto. Ok, alto civico. Delle varie percentuali, raga. Ma perché se avete una radio in più, un qualcosa in più? Se vuoi c'è un cellulare in più, aspetta, te lo passo. Ma tanto senza non scheda niente. Non funziona. Andiamo a prendere le schede che è qua. A prendere schede e sì. Anche le radio. Potete comprare tutto lì. Dov'è la scheda? Ti metto, aspetta. Ma il negozio di elettronica non vende cellulari? Sì. Sì, questo qua. Ah, qua. Insomma, vicino. È un chilometro, due. No, ma non quello, Ah, quello questo, non vende cellulari. No, mi pare di no. Questo qua, metti questo qua. L'ho messo io. Togli il tuo. Cazzo, avere maschera. Vale. No, tanto non so se avere maschera. Ho la maschera o no? Scusi, no, perché? Adesso l'hai tolto. Ok. Beh, quindi. Te l'ho messo. Ah, no, non c'è. Aspetta, te lo rimetto. Qua. Ah, ho le spiaggia. Sì. Oh. Ok. Ma che cazzo non viene la gente qua in mezzo alla strada qua? Bella Pimpi, sì, bello. Oh, Davidone, grazie delle 50 bombe, grazie per il like, amore mio, non avevo, no, il like lo avrei messo, per quello che non l'ho visto. Grazie delle 50 bombe, Davidone, grazie mille. Alessandro ha donato 400 stars, il nostro Alessandro Di Martino, altre 200 che non avevo visto, mannaggia al cazzo, mannaggia al cazzo. Scusami Ale, scusa amore mio. Grazie delle 400, Fra. Ma i giubbotti funziona come alla scorsa. Sì, sì, sì. Ancora non ho messo neanche uno, però dovevo. Eccolo il like di Davidone e di Rosa. Grazie mille, raga. Grazie per i like. Sto sudando, ragazzi. Ma da voi non fa caldissimo.
Ma ci so, c'è bisogno di soldi cartacei? No, devo fare il conto. No, c'è il banco, ma c'è il banco, c'è banco. Qua all'angolo. Ma io la devo creare. Aspetta, me lo prendo io intanto. Scusa. Dove sta il bancomat? Avete una sigaretta per caso? No, mi dispiace. Avere io. Ok. Dove siamo? Al tabacchino. Ah, ma sta qui il bancomat, mi sa. Avere io sigaretta, vieni. Dove sto bancomat? È la sigaretta. Dove? Non ti vedo, ah, eccolo. Me lo puoi dire, dare, c'è l'accendino, prego. Grazie mille. Prego. Per stasera serviranno anche i sigari? Stasera non daremo i sigari, raga, non possiamo regalare anche i sigari. Dove cazzo sono andati questi? Al banco, metti qua. Venite, andiamo a prendere le schede. Perché lui ha mani alzate? Perché lo stava arrestando. Ti arrestano? Non ho ancora capito chi cazzo è quello io, ragazzi. Comunque è in tutto ciò. È con me, ma non so chi sia. Sai come si appoggia la macchina? Qual era il cosa per appoggiare la macchina? Vediamo un po'. Appoggiati. No? Questo è quello appoggiati al bancone. Vabbè. Ma che cazzo. Oh, niente. Potremmo prenderlo qualche sigaro, però magari ci passo stasera, raga, perché sennò adesso non ce la facciamo. Abbiamo fatto un bel giro, abbiamo fatto già il carico al locale, devo andare ancora al negozio di vestiti a farmi l'outfit tutto bianco. Ma ci vado stasera quando entro, adesso non c'ho voglia. Eccoci. Yeah. Sì, infatti tutti quanti me li devo prendere. La vostra creata, mi serve solo la radio. Allora, datemi il vostro intanto. Allora, 555 18. Aspetta. 555 18 155. Ok. Ricordami il tuo nome. Gianlu. Avanti col prossimo. Ah, scusa, ma Gianlu è quello che c'era e poi se n'è andato? No, Gianlu è sempre stato, solo che volte... Parla. No, non ci poteva essere perché quest'anno purtroppo mi è capitato di ripetere di nuovo l'anno. Okay. A scuola. Dammi anche tu il tuo Hans. Allora io avere due. Ok, uno, quello che sei di più. Ecco, io ti do questo qua, che è quello dove mi trovi sempre. Però per criminalità io poi ho un altro. Non dare questo. Vabbè, numero a gente per criminalità, yeah. Dare sempre tu e poi parliamo insieme. Sì. Allora, 555 60 no. Scrive H-A-N-S. Ah, S, no, grazie. Hans. Vai, 555, scusami. 555 60 956. Ok, ma ti faccio uno squillo. Anzi, ti scrivo un messaggio. Ai ai ai. E tu dicesti? Io l'ho già detto. Adesso te lo do. Lei è robe che ne vedo. Ma? Dammi un secondo, mi si è impallato. Vai. Ma che cazzo? 555 43 21 5.
Ok. Scrivo anche te un messaggio. Inviato. E lo scrivo pure a giallo. A posto, alfa. Sì, a posto. Allora ragazzi, io per quando sto senza maschera mi chiamo Jonas. Con la maschera mi chiamo Alfa. Ok. Io ho segnato Alfa. Perché Jonas non lo troverei mai per chiamare. Chi mi sta chiamando? Iniziato io mia partita. Dove andiamo? Che succede stasera? Stasera avremo l'evento. Ma mi fate conoscere, diciamo, dove ne viviamo. Salve. Che, signorina, che è successo? Chi dice avere bisogno? Signorina ha bisogno? Tutto bene? Sì, tutto bene, sto facendo una corsetta per andare a mangiare. Sì, ma mi sa che quella maschera si era poco così. Ah, ecco, perfetto. Vuole un passaggio? Se per favore potete darmi un passaggio al panino, sarei molto felice. Sì, qualcuno che la fa entrare, dai. Tu anche. No, devi prendere in braccio, non può andare. In braccio. Funziona più set. No, prendi in braccio. Prendetemi in braccio. Ma prendila tu in braccio. Ok. Vai, andiamo. Dove devo andare? Vanilla, no. Ha detto? Sì. Vanilla. Da qua era bella lontana, signorina. Facciamo un po' di... Un po' di footing. Un po' di jogging. Sì, effettivamente... Avevo l'auto, ma qualcuno me l'ha presa, quindi... sto facendo una corsetta. Fortunatamente ho incontrato voi. Anche perché andare alla famiglia autuata, insomma, non è una bella cosa, no? Che dice? Ma lei lavora lì? Sì. Ah, ok. Noi siamo proprietari di T-Lux, signorina. Stasera facciamo festa in white, ore 11:30 con TJ, Di quanta gente? Eh? Di mamme. Ieri ci sono le calze. Passi a trovarci stasera, 11:30, serata in white. Vestiti total white, già? Dica anche ai suoi amici se vuole. Sì, va bene. Grazie. Giallo, falla scendere. Vai. Ma Buddha, madonna, grazie ancora. Arrivederci, a stasera. Viola, stai attento, Viola. Non mi lanciare. No, non devi dire queste cose tu. Stai attento, ho detto. Ah, che lo prendi sotto, dicevi. Sì. Ah, che hai fatto bene. Tu avere il telefono in mano mentre qui dice la polizia. Cavolo. Io? Già. Ma io non ce l'ho in mano in realtà. Come no? No. Guardare me. Guarda lì. Dove andare? È vero. Stai guardando il navigatore. Stai proprio guardando il telefono, la strada manco guardare tu. Mannaggia cazzo. Dove andare, ditemi. Io direi che allora. Adesso ti spiego un po' le cose. Madonna quanta roba qua. Allora, ci sono Immortali, Revox, Yarders e 335. Provo ad andare a 335 dove 335. C'è... Già. Venezia. Andiamo a chiedere a loro se hanno... Gli diamo contatto armi e so come stanno lavorando. Posso andare, sì, no? C'è... Già, già. Arrivo un attimo. Ecco, proprio qua, polizia. Non era il massimo. Piano qui, no? Sì, gliel'ho detto la sera vota white, Carme, gliel'ho detto. Così anche loro lo sanno. Ho soldi. Poi ragazzi, c'è l'annuncio su giornalino e nel Discord della città di Grau c'è una sezione eventi città. E abbiamo messo lì la locandina, il volantino che abbiamo fatto, hai capito? Quindi lo sanno. Poi ok che glielo dici anche a voce, per carità, fai un po' di riso e patate, fatto bene, ci sta, però comunque lo sanno, Allora, amori miei, quanti like siamo arrivati? Guarda, sono stupido. 47 like, possiamo fare molto di più, Ma qui Ciccio non c'è più, mi sa. Perché Ciccio è andato con Alve. Chissà se sto gruppo c'è ancora. Non c'è nessuno qui. No, non vedo nessuno. No, però c'erano, c'era signor Ciccio. Ma stanno con noi questi qua. Ya. Maschera?
Ma tanto c'è nessuno. Tanto c'è nessuno. Poi vanno a lamentare su in alto che non hanno contatti per armi, per cazzi, per mazzi, eh. Noi siamo passati da tutti i nostri gruppi di nuovo oggi. Come ieri sera non c'ho cazzo di nessuno. E poi vengono a rompere i coglioni. Allora, aspetta, chi è? Ya? Ya? Oh, Boxic, dove state? Ciao bello. Guarda, stiamo per arrivare in là perché siamo in giro per città, stiamo facendo due commissioni, stiamo per arrivare a Lux. Tu sei a Lux? Okay, fai un salto al 101. Ok. Due minuti arriviamo a prenderti. Ciao Lux. Chi c'è al 101? Bisogna ricordargli di fare il wrap. Ma andiamo. C'è anche Sosa, quindi bisogna prendere un'altra macchina. Sì, la macchina, se l'unico che ce l'ha, meno che non la rubiamo. No, ve anche un'altra. Ah. Se non costa tanto, compro la limousine. La limousine Total limousine. White, yeah, carina. Che mi cambio anche ste vestiti. Alfa. Salve, buonasera. Come stai, bello? Tutto bene? Sì. Che mi dici? Siamo pronti per stasera? Sì, yeah, tu pronto? Ya, yeah, ya. Yeah. Hai visto sotto, abbiamo riempito tutto, eh? Sì, sì, ya, yeah, ya. Yeah. Visto, controllato. Fatto bel carico grosso, così avete tutto quello che vi serve. Avere. Ma pure noi ci dobbiamo vestire in bianco, scusi. Ya, yeah, certo. Ok, la vado a fare tra poco. Noi possiamo decidere in realtà o fare tutti bianchi o per riconoscerci. Sai che avere visto quell'abito rosso e nero, quelle giacche rosse e nere. Ok. Che sembrano proprio quel tipo di locali di lusso. Non so okay, se avere okay. Visto qualche ragazzo avere in giro per qua. O gilettino sì, rosso sì. Solo, sai? Sì, con gilettino rosso, solo una cosa per, diciamo, per distinguerci, no? Sennò esatto, magari... esatto. E adesso parliamo anche con Cele e vediamo, voi di personale vi fate un outfit, lo scegliete, poi dopo Oh, ciao caro. Ciao bello. Poi dopo lo dite anche a tutti gli altri. Bello. Va bene, va bene. Stavo pensando Cele con Boxic, magari tipo fare un outfit per voi che siete al bar stasera o comunque per personale, no? Sì. Sai che abbiamo visto, non so se hai già visto in città per distinguerci perché saremo tutti bianchi stasera, no? Quindi magari non ci troviamo. C'è quell'outfit tipo rosso che hanno alcuni quando passano, che sembra quello proprio di locali di lusso, non so se avete visto. Sì, giacchette sì. Rosse. Sì. Magari fare quello e tipo invece sicurezza mettiamo con gilet solo rosso. Sì. Va bene. Magari camicia nera e gilet rosso. Sì, sì, c'è... ce l'ho, però non rosso. Va bene, lo cambiamo. Proviamo a fare magari dopo un outfit per sicurezza, un outfit per baristi e vediamo come viene. Va bene, va bene. E diamo i numeri, eh? Sì. Hola, buonasera a tutti, Mezzi è qui. Lumezzi è un tope. Ciao, Lubellu. Buonasera, buonasera. Quelle stelline sul fronte sono cazzotti che ti ha dato Boxic ogni sera, hai segnato? No, sono quelli che mi hanno donato. Mi hanno donato 5 stelle. Ah, bene, bene. È tipo al perco lui, capito? 5 stelle. Sì, sì, sì. Quelle sono le stelle che sono ricercato. Ah, okay. Ah sì, ho capito. Tipo G, ho capito. A parte che loro possiamo lasciarli anche così. Adesso vediamo come cazzo fare. Come fate outfit per sicurezza di stasera? Scusa, ma non ci possiamo mettere come siamo sempre noi col gilet, col giubbino nero, col nero. Aspetta, dopo andiamo a fare io e te un bel outfit per la sicurezza. Se no, magari sai che facciamo? Facciamo quello nero, non so come cazzo si chiama quello che sta sopra la camicia. Gilet. E poi mettiamo la camicia rossa. Sì, al contrario. Non ti preoccupare, ce la vediamo noi per l'outfit. Vabbè, tanto ci mettiamo un attimo quando cambiamo tutto i colori. Basta che mi dici il colore. L'importante è che sia bello, bello fatto bene, elegante. Sì, sì. Così loro fanno uno e dicono ai baristi, voi fate uno e dite a sicurezza. Io al massimo ti posso dire, ho fatto uno, ho fatto due.
Però una cosa, coglionazzo. E poi io stasera a capo under, strunz. Io stasera prevedo pure quel blip lì, mentre c'è festa, prevedo pure che... Sì. Ma dopo parlare, magari fare spegnere, magari se adesso vedere. Magari solo per le due ore. Sì, sì. Solo per due ore di evento. Quello per le rapine. Ma come due ore di evento? Per le rapine, fra. Ma come per le rapine, oh? Sì. Aspetta che faccio una rapina al mio locale. No, no, è lontano. Vedi qua che c'è il... Comunque poi, stasera probabilmente potremmo avere bisogno di staccare. Tu preparati, magari. Già una squadra, tra virgolette. Io ce l'ho il pistoletto. E io no. Oh, merda! Oh, perché il purista c'ha una pistoletta o no? Perché il purista c'ha una pistoletta o no? E vieni su che dare pistola, andiamo. Io me la sono comprata da solo, bello. Ah, io c'ho 100k, ma non... No, ve le to le pistole, ragazzi. Ma lo metti? Io c'ho 100k, io faccio lo camionista, lo giro quando faccio... Io c'ho 20k, neanche. Chiude. Tu devi fare lo camionista, se non fai lo camionista, mi dispiace. No, ragazzi, ma dopo pagare bene, poi settimana, non mi preoccupare. Io la mattina, lo sai che faccio alle 8, lo camionista, con Ghost. Devo farlo pure io. Solo una cosa, io adesso vi do, come detto con Alfa, vi do armi, ma colpi vi comprate voi, eh? Così se sprecate i cazzi vostri. Ah, bello, ciao Lallone, grazie per like, condivisione da pure mio. Cazzo sono andato. No, no, un colpo costa 200. Ma no, ma come tu dai, però è scravatissimo. Ce la faccio con 20k, no? Ma cioè, testare. Ma si possono prendere, si possono lootare. Venite che colpi. Ce lo dico. Ok. Si possono lootare i colpi? Sì, ovvio, come al solito. Ma no, dicevano che le pistole non si potevano lootare. Ma quando mai? Così dicevano, bro. No, non c'è sta. Anche se si possono lootare i colpi alle pistole? Dipende che ingaggio fai, come al solito. Ah, però ti dico che non si possono prendere più. Ma che cazzo dici? Oh, yeah, certo che si possono lootare le pistole, allora, perché allora, no? Allora è un coglione quello che me l'ha detto. Si chiama Otto. Si chiama Otto, è un coglione allora. Passato... Che è sta fattura? Ti ho passato io una fattura, così dopo provi a farla. A me passala, pure a me devo provare pure io, bro. Ok. Scusa, ma conviene a farmi il porto d'armi? No. Conviene sì, ragazzi, perché sennò vi cagano il cazzo. Se vi fermano per strada, voi potete averlo. Adesso ti do soldi. Raga, occhio che le pistole sono, come si dice, sono... Senza numero. Ah. No, nostre avere. No, nostre avere. Ok. Quindi dovere da fare porto d'armi. Non le prestate, non fate. Magari uno ci fa una rapina, poi risalgono a voi. Ah no, è chi ha presto? Allora ragazzi, come vi ho detto, io vi do pistole, però siccome le munizioni costano care, ho l'unico modo per tenervi un po' a pata, che così non sprecate tra di voi a spararvi come deficienti. Lo farò lo stesso. Vabbè, butti via 2.000, 3.000 tuoi ogni volta. Aspetta, scusami, quindi tu mi stai dicendo che 10 colpi sono $2.000? Un colpo, sì, un colpo sono 200. Dai, esatto. Raga, troppo. Non è troppo. Beh, sì. È giusto. Vabbè, se una sigaretta costa... Quanto, diciamo, che spari per uccidere e basta. Bravo, Cele. Bravo. Lui ha capito perfettamente, andazzo di città. Allora, tu pensa, io devo pagare €20 d'abbonamento. Di colpi pure, o pago uno o pago l'altro. No, abbonamento fai canale boss, no? Canale script. No, canale boss fai abbonamento. Ma le hanno messe delle scarpe eleganti che si possono... Stai a posto. Vabbè, io devo andare a comprare colpi. Queste qua sono belle, quelle che ho io. E quindi vuoi che faccio il porto d'armi adesso? Sto mangiando. Ma secondo me è meglio. Andiamo sotto banco, che ti do soldi. Okay. Vabbè, facciamo una cosa. Mo' riempiamo un agente e ci facciamo del porto d'armi senza far meglio. Ti do io, ce ne ho 80 dei colpi addosso adesso. No, tieni. Costa 10. La visita medica costa. Ma chi è questo? Ma questo no, ma questo è quello. No, questo qua è Eric. Oh, ma l'ho visto quando l'ho fatto bello. L'hai visto quando l'ho fatto fa bello questo. Non toccare, non toccare io adesso ti aprirei occhi. No, dai, piano. Io butto di sotto. Ti metto lì, io avrei fatto per te. Ma l'ho preso anche a me, mannaggia il cazzo. Vi butto di sotto, vi butto. No, io tagliare colati tutti, ok? Sto mangiando pavesini con Nutella alla faccia, cacao. E vabbè, io continuo a mettere il piano sbagliato, però. Pavesini con Nutella sgravatissimo, frate, a quest'ora. Vabbè, te la faccio di $10.000 e cucino quello che guadagna. Grazie. Porca miseria. Grazie mille.
Sì, sì. Okay, allora. Aspetta, provo a farti una fattura, aspetta un attimo. Come funziona quindi? Faccio USA. Sì. Inserisci il costo. Metto un dollaro, giusto così. Vabbè, non c'è manco bisogno, non c'è manco bisogno, mi sa. A posto, non ho capito come funziona. A posto, a posto. Inserisci il costo, 10.000. Grazie. Ok, vedi un po'? Vedi un po' che ti sono scritto alla descrizione? Non gli basta. Ma come no? Mi ci sono impegnato. Vai, mezzi, questi sono regalo per te. Ma che regalo? Oh, c'è già 100k, non mi serve. Vai, vai, via, te le piace. Minchia, grazie. Ricordi. Quanto costa, quindi? Sì, 10, 10. Allora, costa 10 porto d'armi, 10 visita medica e 10... 30, okay. Armeria. Perfetto. Esatto. Vado a fare un con mezzi. Oh, ascoltami, Alfa. Dimmi. Noi bypassiamo il porto d'armi. Perché? Perché ora andiamo a corrompere uno sbirro e ce lo facciamo dare. Ma chi... No, facciamo le cose con calma, dai. Andiamo a fare le cose come si deve. Ma i medici non ci stanno. Perché così tu puoi usarlo anche. Oh, andiamo. Sì, andiamo, la conosco già. Andiamo. Andiamo. Andate da dottoressa, fate tutto. La macchina ce l'avete qua fuori. Quando vuoi chiami, tanto c'è il numero. C'è pure il numero. No, io adesso dovrei chiudere occhi. Hanno rimesso il telefono vecchio. Ya. Andare a comprare la scheda SIM nuova. Andava male? No, ce l'ho già la SIM in tasca. No, quella vecchia. No, è diversa. Ah, no, però cambiano tutto. Va bene, dai. Ci sentiamo dopo allora. Allora, ci sentiamo stasera, ragazzi. Mi raccomando, prepara anche te, ragazzi, perché stasera probabilmente dovrei andare a fare poi consegne e cose del genere. E vabbè, qualcuno di voi si staccherà. Io magari starò qua con loro a dare una mano al locale. Adesso vediamo. Ok. Vabbè, oppure vabbè. Se ci sono 8 Eric qua, vengo io con voi. Adesso vediamo vabbè, come gestire tutto. Vabbè, tanto ci dovrebbe stare 8 Eric. Però cercate di far venire più ragazzi possibili, che stasera c'è bisogno. Stasera ci sta pure l'evento. Esatto, c'è evento, quindi qua dovrei avere bella sicurezza. Due alla porta, tre sotto e due baristi, almeno sparra tre. Sì, sì, va bene, va bene. Vediamo un po'. E poi se dobbiamo staccare, dovrei staccare almeno in 4. Fra Yoda non so che ho fatto, costo c'è? Da quanto tempo che non viene Yoda? Un po'. 4 giorni addirittura. Sì. Vabbè, ma ci sta. Costi c'è. No, vabbè, oggi faccio venire anche Samu, Gianlu. No, però. Vabbè, falli venire. Falli moschi un messaggio. Comunque, falli facciamoli venire. Sì, ti occupa. Grazie, comunque, ragazzi. Ci ha chiesto, uno dentro e ci ha mandato quello che richiediamo noi. Sì, ma non mi ha più risposto. Sì, ma io poi, ragazzi, dopo fatto quello che avete fatto, facciamo un attimo quello qui, anche con me per parlare. Io vorrei sentire voce e capire chi è. Infatti l'abbiamo invitato in call, ma non le risposto. Secondo me è andato già un'altra parte. Ma vediamo. Ma io dovrei parlare sempre con tutti. Sì, perché stavamo sull'applicativo con quelli di... C'è stato fuori il locale. Con Terremoto. Con i ragazzi di Terremoto. Poi uccisi. L'ha scritto pure a lui, quindi capito. Siamo un attimo. No, non ce lo squadra. Appena abbiamo qualcosa di effettivo io o lui, insomma. Vabbè, mo vediamo. Basta che. Ok. Ci vediamo dopo. Capelli, più tardi. Ciao, grazie, più tardi. Ma si paga in contanti? O fattura? Allora, Eric, vendi un attimo. Ma non cazzo, credi anche tu che ti domino e ti spacco chiari. Vieni sopra con me. Non ruotare, cazzottia. Vieni sopra che dovrei retire una cosa prima che di staccare. Io devo staccare chiatti. Dopo. Capello, dopo. Altrimenti mi ferma mia moglie. Tu non clifato, ma perché è clifato così? Io non volevo essere clifato. Tu farei porcone come. Allora io avrei bisogno un po' di una mano perché altrimenti mia moglie mi ferma, ya. Io sto diventando matto. Parlare con la mia. Allora, avere bisogno di mano tua anche. Allora, Attire attività, storia di banca. E loro, pulire soldi a criminali a 50%. Okay? Possono anche di meno o problema loro? Loro per forza 50. 50 tutti. Obbligatorio, dico. Ok. Pulire tutti al 50% a criminali, poi noi a fare 60% a loro, quindi a loro poi rimane 10%. Ok. Noi fare 60 attività e attività 50 a ragazzi, ok? Criminali. Ok. Quindi loro se già per i soldi, mandare di appuntamento,
Ma almeno di avere minimo, facciamo, che ne so, 500 o un milione, perché sennò farà almeno 500.000 se non fare troppi passaggi. No, anche un milione fa bene, perché attività, aspettare che loro conservare, poi cambiare tutto insieme, no? Esatto, l'idea deve essere proprio questa, tutti loro che almeno fare un milione. Perché dopo loro 500.000 fare anche un'ora, noi in un giorno andare due o tre volte e cambiare soldi. Non può. Quindi no, altra, come dire, mafia di cambiare soldi e poi portare bit noi, no? E poi dopo passaggio nostro ci aggiustiamo noi. Ah, ma quindi... No, praticamente dovrebbe essere così. Aspetta, dire tutto bene. Perché io ricordare che noi... Aspetta, per conoscere di ragazzi bit. Allora, ti dico, stai bravo un attimo. Allora, le gang porteranno ad attività. Le attività verranno in banca, cioè parleranno con noi e ci daranno soldi sporchi. Ah, ok, quindi a venire diretto in banca con soldi sporchi. Poi noi portare soldi sporchi alla milizia. La milizia contatterà gli Anonymous, che provvederanno a ritirare i soldi sporchi. Gli Anonymous convertono in Bitcoin, ok, in banca di Caio. Puliranno e i soldi verranno direttamente messi su conto correnti loro, poi puliti, da noi, in banca. Ah, quindi ok, quindi noi riviaggiare di nuovo con Bit fino in banca e poi noi mettere in banca Bit a conti di clienti. Però per quello pericolo... tutti dover avere conto in banca nostra, Però pericolo di soldi venire gente con soldi sporchi in banca, E perché? Perché se venire controllo, casino, Non venire controllo noi, dovere avere comunque, cioè essere furbi nel fare, no? Fare solo con alcune attività. Poi noi incontri poter fare panca o poter fare anche trove, adesso vediamo. Però esempio, io metto sotto di controllo un'attività, ok? Poi minaccio di attività di dire tu dove portare soldi, ok? Loro dire anche panca, però polizia prove, Polizia poi di venire banca è grande casino. Perché non... Noi poi i soldi sporchi da banca togliere, E quindi fare subito. Loro quanto allora portare banca, noi subito andare di milizia, O portare comunque un posto sicuro. Prendere un altro posto dove non mettere soldi sporchi, Good. Bravo, E poi noi ogni tot milioni andiamo da milizia a pulire una volta sola, poi ricordare chi ha dato quanto e noi versare nei loro conti quello che è giusto percentuale per loro. Fratello Otto, puoi segnare tutto, no? Quanto portare gente soldi, numero conto e dare di numero conto. Grande fatica, tu? Pazzo, tu? Tutto matto, Grande matto, che cazzo devo fare, Dovere fare perché questo, dovere fare criminali, che... dovere fare qua, dovere fare là. Noi parlato che attività andare di milizia, milizia dare bit loro attività, attività andare milizia, milizia trasferire bit a noi. Ma adesso hanno cambiato così. Io tagliare con la milizia. Al massimo, comunque io ti ho spiegato come essere, adesso ti giro anche una cosa su applicativo. Ok. Tu mandare mail, E allora io mettere subito moto di attività e dire loro. Tu poco tempo con Sami, altrimenti Sami tagliare cola. Ok, avere mandato. Tank. Leggi bene, se io ti avrei spiegato qualcosa male, quello è il processo giusto, Ok. Però percentuali, quelle mi ha detto Ginocchio prima, quindi deve essere così. Quindi io fare a Nick, ok? Nick venire da me. Lui ha detto 300.000 dollari, io dare 150.000 dollari. Però 300.000 troppo pochi, tu dovresti dire di aumentare. Anche attività?
Ha un problema, ti fa. Ah, lui anche con 50.000 dollari. Che frega te, no? Tanto poi... ma per evitare troppo. Ma? Che spara? Ragazzi, tutto bene di giù? Noi siamo andati un attimo a fare l'outfit. No, fuori sentire sparare, Ah, non ho problema. Se lo ci siete voi va bene, non importa. Dove sparano? Dove? Là. Lì a sinistra, dove? Lì, vedete passare colpi lì. No, attenzione, sì, fratello, tu scendere. Eric, che succede? Lì. Ho sentito spari di città, quindi pensare sotto il locale. Ok. Yeah, bravo. Ho fatto mettere paura a me di cadere, non buono. No, io non cadere, è qui il brisa. E io poi come fare se tu morirei, Mi tirate a coglioni un pochino, No, io no, perdere fratello piccolo. Allora, Otto, io non so dove essere finito. Cosa? Spero di che torni in città. Tu hai provato a chiamare. Ah, sotto avere fatto carico già da import di 500, già tutto dentro, già pagato. Anche parti? Eh? Anche per parti? Tranquillo. Cosa? Stasera no parti? Yeah, parti stasera, 11:30, avere già chiamato DJ. Anche per parti, va bene? 500 di più non ci sta neanche nel frigo. Avere fatto il massimo che si poteva io. Frigo potere comprare più grande o sempre solo? Ma 500 sono già tanti, Io non sapere di sempre quanto. Io vedere però di Yogi e Allen comprare. Ma perché noi facciamo 200 di solito, carico massimo. Appunto, quindi... Adesso avere fatto praticamente 500. Va bene, tanto importo, non problema sempre. Se avete durante la serata finisce. Problema di frecare noi in porto 19. A proposito, io dovrei dare una roba, aspetta. Che c'ho... Noi tagliare cola di import 19, frecato noi di solito. Ma perché una, porco disco volante? Guarda. Ecco. E niente, no, ancora è una. Tu mettere il numero uguale, no? Una. Tipo, tu hai adesso tosso 20 blocchetti, tu scrivere 20. Ecco, così avere anche questa. Questo io adesso mettere cassetto o tenere sempre? No, metti anche sotto in dove c'è frighi lì, così i ragazzi avere. Cassetto di cassa. Yeah. Ok. Va bene, ho detto città o no? No, non vedere, non trovare oggi, questo deve essere finito. Poi tu dare anche il numero internazionale, T8. Perché tu non fare il gruppo di perché io se faccio ancora qualcosa mi scoppia il cervello e mia moglie mi ammazza. Posso fare io? Adesso è scritto 8. Okay? Amerone, proprio in questo momento io. Il diavolo a sputtare di corna, Bene. Ha scritto adesso buongiorno, alle 7 di sera, Parlare diavolo a sputtare corna. Allora, carico avere fatto, percentuale avere dette. Passaggi di avere scritto. Adesso tirare i coglioni un'oretta, poi io arrivo più tardi, Allora, DJ chiamata, carico c'è. Locandina fatta. Tutti quelli che incontri per strada, se per caso vai in giro, di che stasera c'è evento 11:30 di fare venire tutti i vestiti white, Fratello, io chiedere scusa per domani e domenica. Domani è anniversario, ti ricordi tuo cugino Orestino, tu ricordare? È lui anniversario domani. E domenica io andare ai grandi affari di signori giapponesi in Italia fuori crotta. Quindi io chiedere scusa, no, poter vedere. Ma neanche la sera? Io provare, ma io poi il giorno dopo sempre 6 andare al lavoro ancora una settimana. Allora speriamo che ci sia 8 domani sera, perché io non ci sono. Io davvero mortificato. Domani ci sono pomeriggio, domani sera non ci sono, poi domenica ci essere di sera. Allora io chiederei ancora, ragazzi, di grazie, perché...
giochi e Allen sempre sempre di locale tante ore. Tu hai parlato a loro di prezzi, dare un poco più. Ieri l'altra sera avevo rettato 20.000. Sei un grande fratello, grande. Io volerei dire te di aumentare solo loro due. Loro due davvero sempre locale. Io poi dover dare tanti soldi anche a Emma, che è sempre con me a fare questi Oscar, mi sta aiutando. Lui grande butta fuori, no. Butta fuori bodyguard. Sì, ma abbiamo fatto un sacco di incontri, un sacco di cariche. Adesso con Cinocchio avrei chiesto a me di dare più mano con lui di criminalità, quindi io avrei ancora di più, capito? Non sapere più dove sbattere testa, forse contro allora Spigolo di Scrivania essere meglio. Io cercare ancora di più, ragazzi, però non parlare, mi raccomando, di... No, ma infatti dovrei fare poi tue radio. Adesso che vai poi da Alfa, di ha detto, anzi, fai favore, fai tue radio. Una per criminalità e una per... Esatto, è una per locale, così il locale sta fuori da affari. Bravo, perché io adesso prendere qualsiasi persona, perché servire tante persone, capito? Allora, ok, dai, buono. Io adesso mettere in cerca di ragazzi e vedere un po' di aumentare dipendenti. Ah, ok, prima avrei anche incontrato un altro ragazzo, avrei detto che voleva lavorare, io ho detto di venirsi a fare serata qua, poi vediamo. Ah, bravo. Tito Tira che ha parlato con Hans, io avrei incontrato in giro per città prima. Ricordare il nome? No. 1100? Però tu fai lavorare, chiaramente... pagare serata e tutto, ma serata di prova, io volere fare sorpresa a te, però ragazza sempre impegnata. Io ho parlato anche con dottoressa, ragazza di Gina. Zalve, io sono qua da stanotte, maledetto. Venire a lavorare. Guarda come mi sono ridotto. Problema? No, buono, che problema. Ah, ok. Anzi, chiamare stasera. Però ho detto di me che Cina è poco celoso, capito? Ma tu dire lo stesso stasera di venire a lavorare qua. Che stasera sarà da extra, avere bisogno. Ma mi ha chiesto anche a me stanotte. Ha detto se cercavamo persone, io avrei detto ya. Soprattutto domani sera. Però lei magari 11, fino a 11 è impegnata, 11 e mezza, ma se arrivare a 11 e mezza andare bene. Perché sì, tu sai, no? Ti giro di Cina, no? Ecco, quindi lei sempre lì con loro. Io ho detto no, non problema, tu tranquilla, vedere affari, però lei di grande disponibilità di pomeriggio, capire? Quindi aprire anche locale di pomeriggio, più soldi per noi. L'importante è che, allora, io ti ho detto tutto, poi adesso tirati il cazzo, ok? Andare già adesso. A dopo. Io salutare, tu dare il grande bacio a Sami, ok? E Diego. Ciao bello, a dopo. Ciao bello. Allora ragazzi, io devo staccare perché sono in caffetteria, sono stato tutta la notte, sono staccato stamattina alle 7:30, mi sono riattaccato alle 2. Abbiamo sistemato un po' di cose, adesso sono fatto 2 ore di live. Adesso devo chiudere un attimo perché devo andare dalla mia ragazza che ha bisogno di una mano a fare un po' di cose, se no mi ammazza, ragazzi. Tutti ragazzi, dove... Ci vediamo stasera 9:30 in live, ragazzi, mi raccomando, tutti quanti. Poi appena... Tutti quanti, 9:30 in live, che abbiamo il super evento, la criminalità, la banca, tutta carne a fuoco, tutta per voi, vi faremo vedere una Grau City indemoniata stasera, quindi vi voglio tutti super disponibili, tutti quanti qua, appena apriamo gli occhi, ok? Belli miei, io vi amo, vi ringrazio tantissimo, ci vediamo direttamente stasera alle 9:30, grazie per i like, condivisioni e stelline. A stasera, amori miei. Vi si ama.